amici di Rai Sport, appassionati di grande basket, e tanti auguri di buona Pasqua da parte mia e da parte di Sandro De Paul. Ben trovato, Sandro. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i telespettatori. Chiusura con big match per la 24esima giornata della Serie Alta. Lercio va in scena, un altro atto di una sfida infinita, praticamente quella tra la Reyer Venezia e la Sidica Savellino. Lo scorso anno si sono incontrate ben 10 volte tra la semifinale Scudetto e gli ottavi di finale della Champions League. Oggi si giocano una parte importante di questo finale della regular season. Venezia proverà a vincere per tenere aperto il discorso per il primo posto con l'Olimpia Milano. Avellino che proverà a festeggiare la 700esima partita nella sua storia in Serie A, cerca punti per uscire da una crisi caratterizzata da 3 sconfitte nelle ultime 4 partite, dunque momento molto delicato per gli irpini. Un momento molto delicato, condizionato anche da situazioni fisiche di cui bisogna tener conto, che ne stanno veramente condizionando il rendimento. Fesenko, sappiamo benissimo, viene centellinato, sappiamo benissimo del rientro di Shane Lawal, che però è stato a lungo assente, e poi Ndiaye invece che dovrà sottoporsi a un altro intervento chirurgico, quindi reparto lunghi per Avellino in completa emergenza. Vedremo come saprà reagire la compagine di Sacripanti a questo grande problema. E a proposito appunto del problema nel settore dei lunghi, lo stesso Sacripanti, lo sentiremo tra poco, parlerà dell'emergenza nel settore dei lunghi con l'infortunio di Ndiaye e il lento ma progressivo recupero di Shane Lawal, che tra l'altro ha giocato tanto nell'ultima uscita in Europa contro Utena. Sì, è stato indubbiamente impiegato più del solito, ha avuto anche un piccolo problema in settimana, tutti chiaramente attentissimi alle sue condizioni, fortunatamente nulla di grave. Oggi lo rivedremo sul parquet, vedremo se la sua proverbiale esplosività anche oggi potrà fare in qualche maniera essere di aiuto alla squadra. Intanto, prima di cominciare a illustrare i temi di questo posticipo della 24esima giornata, possiamo vedere in grafica i risultati e la classifica che si è definita dopo le partite che si sono disputate ieri. Eccoli qui i risultati della classifica. Continua a perdere Torino, quarto KO consecutivo per la formazione di Galbiati. Intanto gli applausi che sentite sono per Gediminas Orelik, il lituano che si era infortunato nel match contro Milano, che ritorna davanti al suo pubblico, non disponibile ovviamente, chiusa la sua stagione, ma questo applauso è per lui. Ancora andando avanti con i risultati, Trento Capodorlando 107-59, Brescia che batte Cantù 86-71, Brindisi che supera Sassari 105-98, poi Varese Pesaro 88-68, l'Olimpia Milano che batte Reggio Emilia 92-78, Cremona su Bologna 91-78, e appunto chiusura con questa sfida tra Venezia e Avellino. La classifica dice che Milano è a più 4, ma con una partita in più rispetto a Venezia, che è a quota 34, poi Brescia 32, Avellino che ferma a 30, e poi tanto traffico nella parte finale, quella che qualifica ai playoff, Virtus Bologna, Trento a 26 e poi a 24 Cremona, Cantù, Sassari, Torino, Varese a 22, Reggio Emilia a 20, Pistoia a 18, Brindisi a 16, e a chiudere la classifica sarà una sfida fino all'ultima giornata tra Capodorlando e Pesaro. Mentre noi vedevamo in grafica i risultati della classifica, tanti applausi qui al Taliercio. Il primo riservato a Gediminas Orelik, il secondo a un grande ex. Poi ascolteremo durante l'intervallo le dichiarazioni di Ariel Filloi, tante emozioni per lui di ritorno qui in quella che era la sua casa. Beh, un grandissimo protagonista della cavalcata Scudetto dell'altro anno, uno dei giocatori più importanti, più ben voluti dal pubblico veneziano, e lo possiamo sentire da questo immenso applauso che gli hanno tributato. Ricordiamo il suo canestro decisivo nella gara 6 di semifinale Scudetto con Avellino. Eccolo qui. Pronto per poi servire la sua squadra su un piatto d'argento la finale con Trento. Venezia Avellino, abbiamo detto sfida infinita, si sono affrontate lo scorso anno in Champions League, Sandro, potrebbero affrontarsi anche quest'anno in Europa, perché entrambe sono in semifinale di FIBA Europe Cup, e se dovessero riuscire ad andare avanti si ritroverebbero appunto nella finale di questa competizione che le vede protagoniste dopo il mancato passaggio del turno in FIBA Champions League. Pino Sacripanti parla proprio del passaggio del turno in FIBA Europe Cup per cominciare a descrivere il momento che sta vivendo la sua squadra. Ascoltiamolo. Adesso avremo a giocare contro i danesi, vediamo se saremo così bravi ad andare in finale, quindi lì mi sembra un bel risultato. In campionato siamo ancora tra le prime quattro, questo è il nostro obiettivo,
abbiamo passato, stiamo passando un momento un po' difficile nel ruolo del 5, però adesso sta recuperando la Valle. Adesso piano piano Fesenco sta avendo un po' più di continuità, quindi ci fa ben sperare. Partita contro quella che lo scorso anno fu un po' la vostra bestia nera. Beh, contro la squadra probabilmente più forte che c'era. Noi abbiamo avuto la sfortuna di incontrarla nel quarto di finale e nella semifinale italiana. Siamo andati a un millimetro nel passare noi, sono stati più bravi loro per episodi, per bravura, per profondità. E quindi una sfida che si ripete, già essere nel loro livello è una bella cosa. Vedremo se adesso quest'anno saremo un po' più bravi. L'inquadratura per Shane Lawal è fondamentale, Lawal, ovviamente per le qualità che ha questo giocatore, grande energia, giocatore verticale che in questo momento manca alla Scandone, ma è fondamentale anche per essere un'alternativa a Fesenco che ha in 22-24 minuti il suo minutaggio ideale, oltre fa fatica. Sì, è un giocatore utile per ridare fiato al lungo ucraino. È chiaro che ho parlato con Shane Lawal prima della partita perché abbiamo avuto un trascorso comune essendo stati tutti e due a Verona, lui come giocatore, come vice allenatore, e mi diceva vorrei fare di più perché lui è questo tipo di giocatore, grande grinta, grande combattività, grande intensità, il mio corpo sta bene adesso, è chiaro che devo lavorare ancora un po' per arrivare al massimo della forma, ma è chiaro anche che Avellino dipenderà molto dai minuti che lui potrà dare sul parquet per far rifiatare il lungo ucraino. Giocatore che ha vissuto il punto più alto della sua carriera vincendo il triplete con la Dinamo, poi però sono cominciati i guai perché già dall'anno a Barcellona ha avuto tanti problemi fisici, poi è arrivato anche l'infortunio al ginocchio e davvero la sua carriera ha toccato il punto più basso. Per quanto riguarda invece Venezia, sta meglio rispetto ad Avellino, perché è vero che ha perso l'ultima giornata di campionato a Pistoia con una partita superlativa di Tyros McGee, ma veniva da 6 vittorie consecutive e anche Venezia, come Avellino, è riuscita a qualificarsi alle semifinali di FIBA Europe Cup battendo una delle rivali più temibili, il Nizhny Novgorod. Ascoltiamo cosa ha detto nel prepartita Dominic John, Walter De Raffaele. Walter, ritrovate Avellino, sta diventando un po' una classica dalla Champions League alla semifinale Scudetto, insomma anche quest'anno vi giocate una parte importante di questo finale di regular season. Sì, vuol dire comunque stare sempre lì in alto e questo credo che sia motivo di orgoglio per i due club, perché vuol dire stare ai vertici di un campionato che quest'anno ancora di più degli altri anni è equilibrato e vedrà anche delle vittime illustri tra le escluse dei playoff, quindi una bella partita speriamo contro una grande squadra che giustamente lotta per vincere lo Scudetto. È più una partita per provare a tenere aperto il discorso con Milano per il primo posto o per allontanare Avellino e Brescia per la seconda posizione? Io credo che sia per noi una partita in casa importante per tutti i motivi, perché comunque mancano ancora 6 partite, perché comunque c'è dietro e stanno correndo per giustamente accaparrarsi le migliori posizioni. Milano è meritatamente al primo posto e noi dobbiamo pensare a fare il meglio possibile, poi quello che sarà lo vedremo alla fine, non abbiamo un obiettivo preciso se non quello di fare il meglio possibile. Sandro, prima dell'intervista a Walter De Raffaele avevamo visto Dominic Johnson, perché anche questa sera il ballottaggio lo ha vinto Michael Jenkins, ci sarà lui nei 12 e non la guardia di Detroit. Sì, un giocatore che ha cominciato molto bene la stagione e poi progressivamente invece il suo livello di gioco è scemato, addirittura finendo escluso dalle rotazioni nel campionato e da metà febbraio che non gioca più, è stato impiegato in Coppa un po' per il turnover, oggi ricordiamo non c'è Bramos perché è infortunato, però non è stato comunque chiamato chiaramente per il numero dei visti a disposizione che si possono schierare nelle partite. È un giocatore molto importante se sa di avere la squadra in mano, se può spendere tanti palloni in un contesto come quello di Venezia, l'ha fatto vedere anche a Berlino, all'Alba, in altre realtà in cui ha giocato prima, in Israele e in Turchia, fa fatica a gestire e soprattutto a dividere il gioco con altre punte di diamante. Anche al Taliercio, come in tutti i campi della Serie A, si è ricordato il Blue Day, domani sarà appunto il giorno, la giornata mondiale ONU della consapevolezza dell'autismo e in molte città appunto c'è il ricordo di questo Blue Day con
l'evento che sarà caratterizzato da monumenti, palazzi e piazze che si coloreranno di blu, che è anche il colore che esprime la sete di conoscenza, il desiderio di stabilità, la sicurezza e l'equilibrio, e lo sport sotto questo punto di vista fa da veicolo davvero straordinario. Intanto inno nazionale. L'inno nazionale, l'applauso del Taliercio, tutto esaurito per questa sfida con la Sidigas Avellino. Intanto scambio di regali nel giorno della Santa Pasqua con la stretta di mano tra Walter De Raffaele e Pino Sacripanti. 14 confronti diretti tra i due fino a questo momento, con 7 vittorie per parte. Sono 19 invece i precedenti tra Venezia e Avellino, con la Reyer avanti 11-8. Avellino era avanti fino allo scorso anno, poi abbiamo ricordato il passato recente delle loro sfide. Lo scorso anno si sono affrontate 10 volte, ben 8 volte ha vinto l'Umana. E speriamo di avere ancora una sfida in questa competizione europea, la FIBA Europe Cup, perché vorrebbe dire che tutte e due le squadre hanno passato il turno di semifinale, e quindi vorrebbe dire sicuramente una squadra italiana quest'anno riesce ad aggiudicarsi un titolo europeo. Chiaramente noi facciamo il tifo affinché tutte e due riescano a superare la squadra olandese di Groningen e i danesi di Bakkenberg. Ed ecco lo speaker del Taliercio che ricorda la giornata mondiale ONU della consapevolezza dell'autismo. Stavamo dicendo che lo sport sotto questo punto di vista rappresenta un validissimo strumento di promozione dell'interazione umana, della solidarietà, dell'accoglienza e dell'inclusione dell'altro. Ecco perché tutti i giocatori oggi portano un braccialetto di colore blu, il colore che caratterizza questa giornata mondiale ONU della consapevolezza dell'autismo. Lo sport sempre a servizio, quando si tratta di far del bene, di cercare di far del bene, di aiutare le persone, lo sport e la pallacanestro in particolare sempre in prima linea. Ecco qui in grafica gli arbitri di questa partita, che sono Begnis, Martolini e Pierciavalle. Qui intanto l'inquadratura per il miglior realizzatore del nostro campionato, Jason Rich. Rich che parte in quintetto, insieme a lui Fittipaldo, Wells, Fesenko e Lunen a comporre lo starting five per quanto riguarda Pino Sacripanti. Vediamo ora anche le scelte di Walter De Raffaele, che per la seconda volta in tutta la stagione decide di cominciare con Bruno Cerella. Aveva giocato soltanto una volta nello starting five, nella sconfitta contro Brescia nel girone d'andata. Insieme a Cerella ci sono Watt, Austin Day, Ains e Jenkins. Jenkins che è in uno straordinario momento di forma, al di là delle difficoltà di Dominic Johnson, sembra in doppia cifra nelle ultime 4 partite, si sta dimostrando ormai un'alternativa molto utile come opzione realizzativa. Soprattutto sta vincendo il ballottaggio con Johnson nel campionato italiano, e lui sta rispondendo con i risultati sul campo, con buone prestazioni. 14 punti per lui nell'ultima partita difficile, tra l'altro nell'ultima sconfitta di Venezia a Pistoia, ex della partita, lo ricordiamo, 14 punti per lui. Particolare invece l'inserimento di Cerella, probabilmente per andare a prendersi cura immediatamente. Sappiamo bene che Cerella è un ottimo difensore di un attaccante, il miglior attaccante del nostro campionato come Ricci.
E parlando di Rich, che era stato inquadrato qualche istante fa dalla nostra regia, all'andata giocò una partita commovente, 29 punti, ma soprattutto giocò una partita qualche giorno dopo la scomparsa del padre. Rich decise di non tornare in Florida, o meglio di posticipare il rientro in Florida, giocò quella partita, segnò il canestro decisivo su assist di Leonen che portò la partita al supplementare e poi dominò quel supplementare, alla fine 29 punti per il giocatore con la maglia numero 25. Pazzesco finale di partita veramente ad Avellino, con Rich che con uno dei soliti lanci lunghi di Leonen riesce ad andare a realizzare, poi dall'altra parte praticamente sullo scadere risponde con una tripla dal tiro libero della propria metà campo, quindi attraversando tutto il campo Haynes, però De Raffaele aveva chiamato time out e quindi in pratica gioia assolutamente terminata lì come cominciata, e le squadre poi supplementari. Eccolo qui Michael Jenkins, abbiamo detto gran momento di forma per lui, meno brillante invece in questa fase della stagione Martin Leonen, che fino a qualche settimana fa probabilmente stava giocando la migliore stagione della sua carriera. Leonen che ha cominciato a sentire un po' i minuti sulle gambe, il giocatore più utilizzato da Sacripanti fino a questo momento, quasi 30 minuti a partita con 8 punti, il 69% da 2, il 39% da 3, i soliti assist, lui che è il playmaker aggiunto di questa squadra, ma insomma un po' in calo Martin Leonen. E questo forse uno dei problemi adesso della squadra di Sacripanti. Gli infortuni hanno costretto a allungare i minutaggi sul campo, specialmente nel reparto lunghi. Leonen non è più giovanissimo e quindi avrebbe bisogno di rifiatare un attimino la squadra. Deve dire che ha diversi giocatori che stanno su parquet, soprattutto i titolari, per diversi minuti. Splendida la coreografia qui al Taliercio, la palla 2 tra Mijelwot e Kirillov Fesenko con il primo possesso, e che per i lupi dell'Irpina con Fittipaldo a portar palla. Il consegnato per Rich che prova a seminare immediatamente Haynes, prova subito a impossessarsi di questa partita. Jason Rich, poi il tap-in di Kirillov Fesenko. Fesenko che rappresenterà veramente una montagna difficile da marcare per i lunghi di Venezia, molto lunghi, atletici. Haynes dentro per Watt, si va subito a cercare il gioco in post basso con Mitchell Watt che sbaglia la prima conclusione, non la seconda. E dall'altra parte anche Fesenko avrà il suo bel da farsi a marcare un lungo dinamico invece come Watt, che sa anche aprirsi e tirare sul perimetro. Quasi il 50% da tre punti in questa stagione per Mitchell Watt, che qui va a chiudere bene senza commettere fallo su Fesenko. Già 4 i punti dell'ex Utah Jazz. E già vediamo Avellino che vuole andare a coinvolgere il proprio lungo nell'inizio di partita, nei primi possessi. Ancora il duello tra Watt e Fesenko, buona la difesa da parte di Kirillov Fesenko, allora va a portare il blocco a sinistra Mitchell Watt, arresto, tiro con canestro per Marquez Haynes. Che bello inizio di partita. Palleggio, arresto e tiro fatto benissimo, sfruttando poi la distanza del gigante ucraino in difesa. Ora Leonen, l'uscita di Desmond Wells in crescita in questo periodo dopo essere calato tanto in seguito all'infortunio muscolare che aveva caratterizzato la sua stagione. Intanto Jason Rich con l'arresto e tiro, più 2 per la Sidigas. Nessun errore dal campo fino a questo momento. Day no look per Mitchell Watt, sbaglia la conclusione, poi Fesenko a recuperare il pallone, a spingere ora la transizione. Bruno Fittipaldo, ora il consegnato per Jason Rich, arresto e tiro, solo retina anche in questa circostanza per Rich. Concentrato, determinato, Jason Rich indica la via. Si fa sentire il Taliercio con Michael Jenkins a portar palla, lui che spesso si trova a giocare da play, va fino in fondo con Fesenko a dire di no al tentativo del giocatore americano. Tutto bene adesso in difesa per Avellino, con la chiusura difensiva questa volta di Fesenko che dice no al tiro di Venezia. 16 punti nell'ultima partita persa in casa al Pala del Mauro contro l'Olimpia Milano per Kirillov Fesenko. Attacco Reyer con l'errore da parte di Marquez Haynes, il rimbalzo conquistato da Leonen. Vuole provare ad alzare il numero dei giri in attacco la Sedigas con Wells che va a esplodere così per una schiacciata, subisce fallo da dietro. Ecco qui il fallo anche piuttosto netto da parte di Marquez Haynes. Deve accontentarsi di due liberi Desmond Wells.
parte velocissimo veramente l'esterno di Sacripanti in contropiede, prendendo forse un attimino alla sprovvista la difesa di Venezia, poi cerca di schiacciare ma viene fermato fallosamente, due liberi, nulla da eccepire. 12 punti con il 41% dall'arco in questa stagione per Desmin Wells, abbiamo detto grande partenza la sua, poi un infortunio muscolare lo aveva un po' limitato da un punto di vista del rendimento, non sta limitando però Avellino la sua partenza questa sera, 10-4 con 7:30 da giocare. Jenkins, c'è Day che chiama palla ancora, Jenkins non riesce ad andare da Mitchell Watt, duello con Fesenko, lo tiene lì, poi il tiro in allontanamento da parte di Mitchell Watt con Fesenko che sta vincendo nettamente il duello, l'apertura per Rich che rischia, aprendo il gioco per Lunen, non c'è tocco secondo gli arbitri che poi con un overrule ritornano sulla decisione e allora sarà possesso per la Scandone. Rientra bene in difesa Venezia costringendo Avellino a una quasi palla persa, poi gli arbitri restituiscono la palla nelle mani di Wells. Fittipaldo, il blocco portato a sinistra da Lunen che si apre, il tocco con un piede da parte di Austin Day, ecco qui l'inquadratura per Bruno Fittipaldo, giocatore più volte finito nel mirino della critica per la poca costanza di rendimento che ha avuto in questa stagione, ora prova a rifarsi in questo finale di stagione. Schieramento a zona nel frattempo per Venezia, si va ancora dentro per Fesenko che non viene limitato da Austin Day, sbaglia comunque l'appoggio Kirill Fesenko, dall'altra parte Day non riesce a trovare il pallone, allora deve rigiocare l'uno contro uno, ball handling, esagera però Austin Day con un paio di palleggi di troppo, allora siamo già dall'altra parte del campo con il gioco a due tra Wells e Fesenko, attacca Desmin Wells, sbaglia, c'è Fesenko al rimbalzo e dopo un grande inizio di partita da una parte e dall'altra ora le squadre stanno cominciando a sbagliare qualcosa. Sì, un po' di errori da tutte e due le parti, dalla parte di Venezia c'è Day che palleggia in mezzo all'area circondata di maglie bianche, dall'altra parte invece palla persa per Avellino e si ritorna a giocare. Cerella fuori per Jenkins, da lontanissimo si prende la conclusione, la sbaglia Michael Jenkins. Venezia era riuscita bene nelle prime azioni, nei primi possessi ad andare dentro a giocare su Watt, poi Watt è stato limitato, allora sono arrivate più soluzioni da parte degli esterni, finora però senza fortuna. Sì, tutte e due le squadre hanno trovato immediatamente inizio della partita grandi percentuali realizzative che si sono un attimino rallentate in questa, diciamo, gli ultimi minuti di gara. Fittipaldo, il suo palleggio, poi l'interruzione da parte degli arbitri, anche perché era arrivata l'uscita di Rich che per liberarsi di Cerella ha commesso un fallo. E Cerella sta assolvendo in pieno il suo compito, fallo giustamente chiamato degli arbitri. E lo stesso argentino a portare il blocco per cercare di agevolare il gioco di Marquez Haynes, tiro corto da parte di Haynes che arriva da una partita importante, 21 punti realizzati in Russia contro il Nizhny Novgorod, prestazione che ha chiuso un periodo piuttosto delicato per Haynes che era stato costretto anche a tornare negli Stati Uniti per alcuni problemi familiari. Possibilità di contropiede ora per la Reyer, 2 contro 2, altra palla persa da parte di Austin Day che comincia malissimo la sfida con la Sirigas. Un po' sbadato Day, un po' leggero già in due occasioni. Poi non riesce ad aiutare sull'accelerazione di Fittipaldo, può attaccare ora in contropiede la Reyer, Cerella fino in fondo con la schiacciata, due palle perse sulla seconda, molto bravo Cerella. E attenzione ai contropiedi da palla persa che possono veramente diventare mortali in questa partita. La pressione di Day su Lunen, finalmente riesce a ricevere un pallone, Jason Rich con Cerella che sta facendo un'ottima difesa d'anticipo, poi lo show di Mitchell Watt, c'è un fallo secondo gli arbitri, dunque ancora rimessa per la Scandone. Mette il corpo addosso Watt a Fesenko mentre sta salendo il gigante ucraino a portare un blocco sulla palla e viene fischiato il fallo. Ecco che viene cambiato invece Bruno Cerella, un positivo Bruno Cerella, per lasciare il posto a Stefano Tonut. In doppia cifra nell'ultima uscita in campionato Stefano Tonut che sta trovando fiducia, sta trovando minutaggio in questa fase della stagione. Fesenko contro Watt, palla fuori per Fittipaldo, va a segno Bruno Fittipaldo, importante per lui
che vive anche a livello emotivo queste partite, trovare subito la realizzazione. Palla dentro, palla fuori. E qui palla dentro, e come, da parte di Jenkins, con Watt che vola per la schiacciata. E riesce a trovare l'area completamente vuota di Avellino e inchioda la Bimane. 13-8 il punteggio per la Sidigas, con questa verticalizzazione per Desmond Wells. Molto bravo qui Michael Jenkins a trovare Mitchell Watt. Tra l'altro, da settimane si sta parlando di un probabile rinnovo per Mitchell Watt. Finalmente la Reyer ha trovato un lungo in grado di dargli continuità, cosa che non era riuscita a fare in passato Higgins, Owens, lo stesso Batista. Esattamente, Fanelli, soprattutto dalla doppia dimensione, dentro e può giocare anche fuori. E qui, a proposito di giocatore in grado di garantire la doppia dimensione, finalmente la prima giocata della serata dopo due palle perse, firmata Austin Day. Di talento ne ha da vendere. Giocatore selezionato nel 2009 al primo giro dai Detroit Pistons con il numero 15 al draft NBA, tanta NBA per lui. E ora questo ritorno in Italia dopo l'esperienza a Pesaro. Lo stesso Day a tenere vivo il pallone. Giocatore che aveva cominciato questa stagione all'Apoel di Gerusalemme, arrivato alla Reyer per prendere il posto di Gediminas Orelic, che ha fatto il suo ingresso in campo qui al Taliercio. Orelic che non potrà giocare per il resto della stagione e che era stato il migliore fino all'infortunio per la squadra di De Raffaele. E vediamo innanzitutto un bellissimo duello all'interno della partita tra Lunen e Day, che forse accentua un attimino la caduta a terra. Lunen viene sanzionato con un fallo in attacco, diciamo che la spinta c'è stata, ma Day in maniera molto furba si fa cadere a terra. Sta ritornando su nel punteggio la Reyer, meno 3 con 3.45 da giocare. De Nicolao, palla in mano. Ecco il primo duello con Fittipaldo, sale a ricevere Day, un paio di finte, poi accelera la conclusione per cercare di evitare la stoppata di Fesenko. Siamo già dall'altra parte del campo con Ricci che vuole andare in uno contro uno su De Nicolao. De Nicolao che tra l'altro è reduce dalla sua migliore prestazione stagionale, 17 punti realizzati in Russia. Su uno contro uno, poi il taglio di Fittipaldo, la palla resta lì, vediamo chi è l'ultimo a toccar palla, è un giocatore della Reyer. Collassa molto bene in area Venezia, non concedendo facili ricezioni sui tagli, poi la palla carambola sulle gambe di un giocatore di Venezia e rimane nelle mani di Fittipaldo con 5 secondi da giocare. Fuori Watt, dentro Biliga, altro ex di questa partita insieme ad Ariel Filloy, avendo giocato in Erpinia dal 2012 al 2014, un'esperienza significativa della sua carriera perché da lì ha cominciato poi a giocare ad alti livelli fino a conquistare la maglia azzurra. È un giocatore che è cresciuto anno dopo anno con grandissima voglia di lavorare. Prova a crescere in questa partita Bruno Fittipaldo, il suo errore, ma c'è il fallo di Jenkins al rimbalzo su Jason Rich. Jenkins che non era riuscito ad arrivare su quel pallone. Andiamo a rivedere con Rich impossibilitato a conquistare il rimbalzo offensivo. Spinta secondo gli arbitri sul rimbalzo attacco e viene sostituito adesso con il quasi neo arrivo, solamente due partite per Sosa, lo ricordiamo benissimo, a Caserta l'altro anno, a Sassari vincendo lo scudetto insieme alla Wall. Ora Wells che riesce ad attaccare il ferro, poi la Wall soltanto per un attimo. Siamo con Tonut che va a schiacciare in faccia a Desmond Wells. Velocissimo Wells a ritornare su Tonut, ma Tonut è stato più bravo di lui. Rapidissima l'apertura del contropiede di Nicolao e Tonut va a schiacciare evitando la stoppata di Wells. Meno uno per la squadra campione d'Italia, ora subito a più tre. La Sidigas con Wells che si rifà immediatamente dopo aver subito in faccia la schiacciata di Stefano Tonut. Ancora ad accelerare il tiro la Reyer, il rimbalzo di Lawal con Fittipaldo a condurre la transizione. Qualche problema nel controllo del pallone, poi la Sidigas ricomincia da Lawal. Vuole andare dentro con Biliga, palla nell'angolo per il tiro da parte di Scrub che abbassa le sue straordinarie percentuali dall'arco. Ancora De Nicolao che riesce a resistere al contatto con Wells e poi va a segno con il layup. Tante transizioni soprattutto da parte di Venezia che riesce praticamente a trovare sempre un vantaggio sfruttando il lento rientro irpino. Altro fischio arbitrale con la Reyer che sale a 4 falli di squadra in questo primo periodo.
ferma ancora due falli di squadra invece la Sidigas. Questo il layup da parte di De Nicolao, e questa invece è la grande schiacciata di Tonut nonostante il tentativo di Desmond Wells. Cattivo rientro Irpino, soprattutto cattivo posizionamento a rimbalzo che li espone alla transizione di Venezia. Ecco i primi minuti da ex al Taliercio per Ariel Filloi. Filloi che tra l'altro è stato male per tutta la settimana, un virus intestinale lo ha costretto addirittura a raggiungere la squadra questa mattina, quindi non aspettiamoci il miglior Filloi, anche se lui ci ha abituato spesso a fare grandi cose. Qui sbaglia intanto la sua prima conclusione con la Wall che non riesce ad andare con il rimbalzo offensivo, e allora la transizione della Reyer con Sosa ad accelerare cade sul parquet del Taliercio prima di provare la realizzazione. Ancora un tiro nei primissimi secondi dell'azione. Ora Fittipaldo che subisce un contatto, riesce comunque ad aprire il gioco per Scrub. Fallo della difesa e Ariel Filloi che si tocca una caviglia, davvero un periodo poco fortunato per il playmaker della nazionale. Filloi che chiede il cambio dopo aver messo giù il piede, vediamo l'azione. Aia. Essendo scivolato sul parquet, probabilmente perché non abbiamo visto contatti con piedi di altri avversari, ha chiesto il cambio probabilmente. Speriamo sia si è visto Sandro, si è visto con il piede destro, si sì, è impuntato sì, sì. E la caviglia ha fatto appunto un movimento anomalo. L'attacco ora per Lumana con l'uscita di De Nicolao. Va dentro De Nicca, appoggio corto, poi Wells riesce ad avere la meglio su Sosa, possibilità di contropiede con Scrub che va su. Tonut non ci arriva, due punti per Thomas Scrub. Contropiede questa volta da parte di Avellino, l'avevamo detto prima, i contropiedi possono essere una componente molto importante di questa gara. Sosa, la finta su Wells, poi riesce a trovare lo scarico su Peric, ma la palla viene recuperata da Rvoje Peric nell'angolo per Sosa, sbaglia la tripla il giocatore dominicano, poi il pallone è recuperato al rimbalzo da Scrub. E rimposta l'azione Ricci. Palla in post basso per Scrub che ha un netto vantaggio su Sosa, palla toccata da dietro dall'altra parte Tonut, ancora una volta fino in fondo, sbaglia però l'appoggio. Ancora una stazione di contropiede per Venezia, uno contro uno per Tonut che questa volta non riesce ad avere buona sorte. Tantissimi attacchi in transizione da una parte e sì, dall'altra, soprattutto in maglia Reyer con Tonut che sta aggredendo la partita. Il blocco di Shenlawale, il gioca a due con Rich, la sua frenata, l'arresto e tiro sbagliato, poi Biliga a garantire l'ultimo possesso alla Reyer, non è così perché sbaglia completamente l'apertura. 3 secondi e spiccioli da giocare per Avellino per poter cercare di rubare un canestro sul finire del primo quarto. Doppio cambio, l'opzione scelta da Sacripanti, dentro Zerini, dentro anche Lorenzo D'Ercole. D'Ercole uno dei più positivi di questo periodo per Avellino. Rich contro De Nicolao, riesce a trovare tutto sommato un buon tiro. Il ferro gli dice di no perché la palla fa il giro dell'anello, poi decide di uscire. Un primo quarto di grande intensità, all'inizio anche premiato da percentuali piuttosto alte, poi invece un calo da una parte e dall'altra. Alla fine Avellino sopra di 3, 17 a 14. Sì, e diverse palle perse da parte di Avellino che hanno incentivato i contropiedi di Venezia, ben 6 palle perse da parte degli Irpini che poi veramente sono costati tanti punti in transizione. Questo è quello che indubbiamente chiederà il coach Sacripanti: maggiore pazienza in attacco, maggiore equilibrio, girare il pallone se non ci sono delle soluzioni chiare nei primi secondi dell'azione, altrimenti andare a lavorare fino ad arrivare al 20°, 24° per un buon tiro. Troppe soluzioni extemporanee dettate dal talento individuale, ma non ha costruito un buon equilibrio nel gioco d'attacco Avellino. Avellino che sta attraversando un periodo della stagione delicato, 5 sconfitte nelle prime 8 partite nel girone di ritorno che diventano 3 nelle ultime 4, se andiamo a considerare proprio l'ultimissimo mese vissuto dalla Scandone che era in testa fino a qualche settimana fa e invece ora si ritrova a meno 8 dalla vetta. Periodo diciamo difficile, ma di sicuro l'infermeria non ha aiutato perché c'è stato l'infortunio di Ndiaye,
Lawal, che è stato forse costretto ad accelerare un po' il suo ritorno in campo, e ora si è infortunato anche un giocatore fondamentale come Ariel Filloi, che sappiamo benissimo, l'abbiamo detto in presentazione, ci teneva particolarmente a giocare da protagonista a questa partita. Speriamo chiaramente non sia niente per l'italo-argentino, che sia solamente da fare una fasciatura e possa ripresentarsi sul parquet logicamente. Il gioco sta per riprendere con la palla consegnata a Edgar Sosa. Sosa che ha giocato fino a qualche settimana fa nel campionato australiano e poi il suo ritorno in Italia, l'aveva lasciata lo scorso anno dopo un'ottima annata a Caserta, qualche polemica per il suo divorzio dalla Juve, e ora il ritorno appunto in Italia con la maglia della Reyer. Eccezione ora da parte di Peric, il suo uno contro uno su Zerini, sale proprio a ricevere Sosa. Il blocco di Biliga va dentro Sosa, errore Scrub a rimbalzo da anticipare Biliga. Il mister utilità Scrub, primo nella percentuale dei tre punti, sempre utile a rimbalzo e difesa. Di sicuro uno dei migliori sesti uomini del campionato fino a questo momento il canadese, il 57% dall'arco. Qui è non ottimo il passaggio per Scrub, allora arriva il recupero di Tonut. Il blocco di Biliga, il gioco a due con la palla che arriva nell'angolo per Biliga, ha messo un apprezzabilissimo tiro dalla media e va a segno. Ha migliorato tantissimo in questo fondamentale, non lo puoi più ribattezzare come si dice in gergo, perché lui sa fare canestro. Sta tirando anche i liberi con quasi il 90%, ecco qui un'azione stile Lawal Dinamo Sassari, vola a rimbalzo e va a inchiodare la schiacciata. Occhio, perché se questo giocatore arriva soltanto al 70-80% della sua forma, diventa un crack nel nostro campionato. Assolutamente, un giocatore il segreto dello scudetto di Sassari. Recupero di Scrub, palla dentro per Jason Rich, era andato ancora una volta al rimbalzo Shane Lawal con Rich, che però deve accontentarsi di due liberi. Due liberi per Leach, comunque qualcosa di positivo ancora una volta in transizione per Avellino con Shane Lawal che segue la transizione, ma ci sono due liberi e time out prontamente chiamato dalla panchina veneta. Rimbalzista con pochi eguali, soprattutto a livello offensivo, Shane Lawal. Sotto un altro punto di vista si potrebbe dire che Ndiaye si è infortunato proprio in concomitanza con il ritorno in campo di Lawal, un po' a compensare una situazione. Di certo è che Ndiaye era stato tenuto un po' come paracadute dalla società irpina per permettere a Lawal di rientrare con calma, e invece nelle ultime partite è cresciuto tanto il suo minutaggio, abbiamo ricordato quei 19 minuti giocati in FIBA Europe Cup. Sì, purtroppo chiaramente Avellino sperava di avere tre lunghi che potessero in qualche maniera alternarsi in campo, specialmente facendo due competizioni. Così non è stato, ma abbiamo Fesenko, c'è la Y, qualche minuto da 5 per Lyunen Zerini, che divideranno anche loro minuti in questa posizione. Magari può anche andare Scrub a ruotare nella posizione del 4. Vediamo se le voci che dicono che Avellino cercherà qualche possibile rinforzo in vista della volata playoff sul mercato saranno vere o meno. Cercheremo di scoprire anche se Ariel Filloi sarà in grado di tornare in campo con la sua squadra sempre sopra nel punteggio di 3-19-16. E Jason Rich a tirare ora due liberi, a segno con il primo. Rich. Jason Rich che rimane comunque il faro della squadra irpina, miglior realizzatore del nostro campionato, nonché secondo per tiri da due punti realizzati e tentati. Tanti possessi veramente passano nelle mani di questo giocatore. Giocatore che ha visto scendere la sua media realizzativa a 19.6 a partita per lunghi tratti della stagione, è stato invece oltre i 20 punti, il migliore da sempre praticamente in questa voce. Il semigancio ora di Rvoje Peric, il secondo ferro gli dà una mano, prova a restare lì in scia, la Reyer a meno 3, 21-18. Tanto gioco viene appoggiato sui lunghi delle due squadre, specialmente quando c'è campo Fisenko per Abellino, se non ci sono situazioni di transizione. La ricezione di Lawal che prova a partire contro Biliga, un'azione da guardia pura per Shane Lawal, tiro completamente sbagliato da Zerini, che se la prende tanto anche perché lui questo genere di conclusioni ce l'ha.
anche perché forse non si aspettava un dribbling, un trattamento di palla del genere da Shane Lowell, l'ha fatto veramente tirare piedi a terra e Zerini forse un attimo preso la sprovvista. Si va ancora a giocare da Peric, allora si rinnova il duello con Andrea Zerini. Continua a giocare spalla canestro Ervoe Peric, arriva all'aiuto da parte di Shane Lowell, muove il perno Ervoe Peric, violazione di passi. Buona questa volta difesa di Zerini che non permette a Peric di trovare luce, di trovare vantaggio come nell'azione precedente. Ancora molta parte del gioco offensivo di Venezia viene appoggiata sui lunghi, Peric l'interpreta in questa fase di partita. Occhiataccia agli arbitri da parte di Ervoe Peric, ma il replay non ci lascia dubbi, c'era l'infrazione di passi da parte del giocatore di Dubrovnik. Si va ancora a giocare per Lavalla, sbaglia la prima conclusione, poi lotta con Biliga, la palla che finisce sul suo piede, e questo è un duello che può caratterizzare assolutamente la partita, quello tra due saltatori, due giocatori molto fisici come Biliga e Lavalla. Soprattutto Lavall è un mancino, non sa usare benissimo la sua mano destra, nell'occasione lo fa vedere. Prova a difendere forte d'anticipo Zerini su Peric, anche perché Zerini ha visto che quando Peric riceve poi fa fatica a tenere il suo uno contro uno. Un giocatore dotato di un'immensa tecnica, anche lui veramente può essere pericolosissimo. Spalle canestro e lontano da canestro. Attenzione adesso al quintetto proposto da Raffaele, con Day a giostrare nel ruolo da 3, Peric da 4 e Biliga da 5. Un quintetto molto molto alto. Day è un 3, è un'ala piccola naturale, ma le sue misure dicono 211 centimetri, proprio per questo Sandro De Pollo ha detto è un quintetto particolarmente alto. Vedete come si avvicina con facilità al ferro, anche se poi sbaglia la conclusione. Si resta con Avellino sopra di 3, 7 minuti da giocare. Zerini fuori per Scrub. Il consegnato per Jason Rich, senza un playmaker puro in questa fase, la Scandone con la palla che arriva dentro da Fesenko e c'è il fallo subito dal numero 44. Gira molto bene l'angolo del difensore in palleggio Rich e riesce a trovare la linea di passaggio dentro a Fesenko. Peric era forse leggermente in ritardo su quell'aiuto difensivo, ha usato un po' i gomiti per spingere, per cercare di fermare lo strapotere di Fesenko, incorrendo poi in un fallo. Dalla rimessa Rich fuori per D'Ercole, ancora a cercare Fesenko, costretto quasi a ribaltare il fronte dell'attacco. Allora Rich a giocare l'uno contro uno, fa saltare Michael Jenkins, poi commette fallo su Rich. Che giocata ha fatto il miglior realizzatore del nostro campionato. Regola per tutti i bimbi che guardano la pallacanestro: mai saltare sulle finte, state bassi sulle gambe, piedi incollati a terra, alzare il braccio, ma mai staccare i piedi dal parquet, perché altrimenti farete la figura del pollastro, come ha fatto in questo caso Jenkins saltando sulla finta del connazionale Rich, che poi va a guadagnarsi anche due liberi. Due liberi e fallo antisportivo fischiato a Michael Jenkins, dunque due liberi e possesso per la Sidigas. Ancora inquadrato Jason Rich, 6 punti fino a questo momento, il miglior realizzatore della partita. Avevamo già ricordato all'inizio della nostra telecronaca i 29 punti realizzati nel match d'andata. Jenkins di sicuro in queste prime fasi lo sta soffrendo. Lo sta soffrendo, d'altronde ragazzi, Rich è un cliente mica facile da sopportare, tanto più che l'assenza di Filloi poteva dare un po' di respiro nel reparto esterno, soprattutto suddividere un po' le responsabilità offensive, si fa sentire, e chiaramente Rich sarà chiamato poi a gestire ancora un maggior numero di possessi in attacco. L'uscita di Zerini marcato da Day, palla in post basso per Fesenko che prova a mostrare i muscoli su Mitchell Watt, poi pallone recuperato a rimbalzo da Day e lui a portare palla accelera Austin Day, vuole ancora una volta forzare questa penetrazione. Tante volte in questa partita Day ha accelerato forse eccessivamente i giochi offensivi, questa volta gli è andata bene. Poi soprattutto se gli dà la responsabilità di portare su palla, essendo un giocatore dotato sì di trattamento di palla, ma per sua stessa missione, non come il padre, ha cercato di prendere in contropiede la difesa di Avellino, è riuscito poi a guadagnare in maniera abbastanza provvidenziale questi due liberi dopo una quasi forzatura. Giocatore estremamente preciso a cronometro fermo, Austin Day, quasi il 90% per lui, eppure sbaglia il primo tiro libero. Problemi sullo scudetto della maglia di Austin Day, che fa 0 su 2 fino a questo momento,
un day poco positivo, soltanto un canestro dal campo per il figlio del grande Darren Day. Palla dentro intanto per Fesenko, con Day che probabilmente si era scoraggiato per i due errori a cronometro fermo, che va a commettere fallo sul gigante ucraino. Non sembrava vero a Fesenko di essere tutto solo lasciato in mezzo all'area dalla difesa di Venezia, che forse qualche incomprensione l'ha avuta, soprattutto sulla marcatura dentro l'area da parte dei lunghi, e Fesenko ha ricevuto e gli hanno regalato due tiri liberi andando a spendere fallo, che però il gigante ucraino non riesce a concretizzare, almeno nel primo tentativo. Zero su due per Day, zero su due anche per Fesenko, con Scrub che si divora un canestro che sembrava già fatto. E allora possesso ora per la squadra campioni d'Italia, con Day ad aprire per Jenkins. Peric non riesce ad andare da Austin Day, arriva ora la ricezione del prodotto di Gonzaga, che finalmente trova l'angolo migliore per la conclusione, e se lo lascia avvicinare così allora diventa immarcabile. Alto, ha statura e poi ha fatto vedere un movimento veramente di tecnica pura, veramente bello. Lunen in gioco a due con Fesenko, con Martin Lunen che aveva perso per un attimo il controllo. Fesenko, e Fesenko a commettere il fallo. Ecco qui intanto, Sandro, il canestro da parte di Austin Day, con un uso magistrale del piede perno e soprattutto a quella velocità. Ed è bravo poi l'attaccante in questi frangenti a leggere il difensore che si alza sulle gambe e a sfruttare quel vantaggio proseguendo il movimento. Nel frattempo viene chiamato in panchina Fesenko, molto importante la sua presenza all'interno della squadra, due falli sacripanti, preferisce risparmiarlo, e Lunen va a giocare da 5 e Scrub da 4, quintetto tutto basso per Avellino. Quintetto assolutamente atipico per la Sidigas, senza un play puro e senza un centro puro in questo momento, con Dercole che è costretto a fare il play, lui che è una guardia naturale. Qui il tiro sbagliato da parte di Markin Saints, con la possibilità da parte della Sidigas di attaccare in transizione. Ancora protagonista Jason Rich. Attacchi non molto ragionati, come vediamo, grande spazio alle transizioni e contropiedi. Rich che cerca di penetrare e andare a guadagnare qualcosa di positivo, e lo trova con il fallo di Day, più lento di lui negli scivolamenti laterali. Quindi ancora due tiri liberi per Rich in una stazione di primi secondi dell'attacco. Bassissimo il punteggio dopo che ci eravamo illusi dopo i primi minuti, nei primi minuti. 22-20 in questo quarto, sono 6 punti per Venezia realizzati finora, 5 per Avellino in più di 5 minuti. A segno questa volta cronometro fermo Jason Rich, continua la sua buonissima partita, 8 punti per lui sui 23 messi a referto dalla Scandone. Sta davvero giocando da all around Jason Rich. Qui l'errore al secondo libero, poi il pallone recuperato a rimbalzo da Austin Day e l'apertura per Marquez Saints. Sale Tonut, non riceve, allora prova ad uscire Jenkins, ancora i palleggi da parte di Haynes. 8 secondi a disposizione per l'attacco della Reyer, con Jenkins che deve cominciare ad inventarsi qualcosa. Va dentro, manca l'aiuto, fa tutto molto bene Michael Jenkins. Canestro figlio del talento individuale di Jenkins, comunque sia porta 2 punti in più alla sua squadra, meno 1 ora sul tabellone. 4:20 da giocare, con Rich ad aspettare l'uscita di Scrub. Si va a giocare a Wells, che non ha tanti centimetri ma ha massa fisica per provare a giocare in posto basso. La palla che arriva tra le mani di Dercole, percentuali che stanno crollando da una parte e dall'altra, soprattutto dall'arco dei 6,75 metri, 1 su 7 per la Sidigas. Ora il gioco in post basso di Watt e vantaggio per la Reyer, 24-23. Continua il buon momento
per la formazione di Walter De Raffaele. Questa volta Sacripanti è costretto a chiamare time out. Giocando una pallacanestro, almeno in questa prima parte di gara, un po' diversa dal solito, solamente 5 conclusioni tentate dall'arco dei tre punti per Venezia, a fronte dei 23 tentativi da 2. Sappiamo benissimo che Venezia è la squadra che usa moltissimo il tiro da tre punti, e prima per tre punti realizzati, prima per tre punti tentati. Quindi chiaramente De Raffaele vuole cercare di andare a colpire dentro l'area i lunghi di Avellino, sapendo bene quanto può essere corta la panchina irpina, e diciamo che ci sta riuscendo molto bene in questo primo frangente di gara. Abbiamo detto avvio di partita che ci aveva illusi, ed effettivamente, dando un'occhiata alle percentuali, sono bassissime, soprattutto per la Sidigas: 7 su 18 da 2, il 38%, il 12% invece da 3 punti, dall'altra parte il 52% da 2 per la Reyer, 0 su 5 dall'arco. Complessivamente le squadre stanno facendo tanta fatica da 6,75 m, eppure, come ricordato anche tu Sandro, sono squadre che hanno dei tiratori straordinari. Sì, assolutamente, addirittura Avellino è prima in tantissime voci statistiche per quello che riguarda la percentuale da 2, da 3 punti. Avellino, nonostante non abbia spesso i lunghi campo, Fesenco con i falli, lancio lungo nel frattempo di Lione, che ci ha abituato a dei miracoli da quella posizione, sta stravincendo invece la lotta a rimbalzo, quasi il doppio dei rimbalzi conquistati da parte degli irpini. Praticamente davanti dalla palla a 2 per la prima volta la Reyer ora prova ad allungare, ancora un rimbalzo per Austin Day, l'apertura per Ainz che prova a battere in uno contro uno l'avversario, ci riesce, bruciato Fittipaldo, arriva facilmente al ferro Marquez Ainz. E se la difesa irpina si fa bucare in questa maniera, fa bene Cos De Raffaele a continuare con questa tattica che per il momento sta pagando i suoi dividendi. Il blocco di Lunen, il taglio da parte dell'ex giocatore di Cantù, riceve palla in questo momento Martin Lunen, il taglio di Wells, altro fallo subito da Desmond Wells, e ancora un giro in lunetta per lui. Bravissimo Wells, uno dei suoi attacchi caratteristici, ovvero i tagli senza palla partendo da lontano. La difesa spesso e volentieri è attratta dal pallone, non guarda l'uomo che taglia da lontano, e Wells questo lo sa fare molto bene, trovando sempre un vantaggio. E ottimo poi il passaggio del compagno che lo premia andando poi a subire fallo e in lunetta con due liberi. 17 punti come record nel nostro campionato per Des Wells, 17 punti messi a referto sia contro Pistoia sia contro la Virtus Bologna. Ora però sbaglia il primo tiro libero il giocatore con la maglia numero 1 della Sidica, Sassegno con il secondo, cambio ora chiesto da De Raffaele, fuori Austin Day, dentro Rvoje Peric. Austin Day, anche perché è gravato di due falli, vuole risparmiarlo Cos De Raffaele probabilmente per la ripresa. Rientra un Peric comunque positivo in quello che ha fatto vedere nella prima parte di gara. Il blocco da parte del giocatore croato con Jenkins che prova a sparare dall'arco, altro errore dalla linea dei 6,75 m, con Ainz a regalare questo pallone meraviglioso per Mitchell Watt, due liberi in arrivo per l'ex giocatore della Juve Caserta. Blocco ben portato da Watt, riesce a trovare un vantaggio lucrando sulla difesa in ritardo di Laval e di Fittipaldo, che invece si era fermato dopo aver subito il contatto col bloccante. Oltre 11 punti di media in 21 minuti, le cifre di Mitchell Watt in questa sua prima stagione alla Reyer, lo scorso anno a Caserta, in cui stagione in cui ha giocato tra l'altro con Edgar Sosa. Ancora un libero sbagliato però dal mancino della Reyer, poi il rimbalzo di Lavalle e l'apertura per Fittipaldo. Rich, il taglio da parte del giocatore uruguaiano, poi la ricezione di Shane Lawal, altro gioco a due, palla alzata per la schiacciata di Lawal, funziona perfettamente questa volta il pick and roll della Scandone. Azione caratteristica questo pick and roll, andando a mettere la palla nelle mani di un lungo a cui piace tantissimo giocare sopra il ferro come Lawal. Si sta ritrovando davvero Shane Lawal, gli stiamo vedendo fare delle cose straordinarie questa sera, soprattutto da un punto di vista atletico, segno che il recupero sta procedendo bene. Speriamo che sia così, perché davvero il campionato ritroverebbe un protagonista assoluto. Buoni messaggi questi per Sacripanti, dall'altra parte invece vediamo una infrazione di passi fischiata a Jenkins, che non c'era assolutamente perché Jenkins ha fatto la finta, ha tenuto il piede sinistro perno, non l'ha mosso.
anche De Raffaele poco convinto di questo fischio arbitrale. Allora si va a giocare ancora Daric, il su uno contro uno su Ains, lo prova ad allontanare, poi il gran rimbalzo offensivo conquistato da Lawal. Allora extra possesso per la Sidigas, il blocco da parte del nigeriano, altro gioco a due con Lawal che questa volta è costretto a riaprire il gioco per Rich. Attacco confuso, ma se ha il talento di Jason Rich allora tutto è possibile, tutto è possibile, anche realizzare una bomba difficilissima allo scadere su un passaggio difficile dei compagni. 5 punti consecutivi allora per la Sidigas, 29-27, altro rimbalzo conquistato da Lawal, l'apertura per Fittipaldo. Buon momento per la Scandone dopo aver sofferto il ritorno della Reyer. Neanche un tiro da 3 punti realizzato per Venezia, penso sia un record fino ad ora in quasi 2 quarti di gioco. La partenza di Lawal, lo scarico per Dez Wells, momento spettacolare per la Sidigas, parziale di 7-0, protagonista assoluto Shane Lawal. Il segreto dello scudetto di Sassari, potete dire quello che volete, Dyson Sosa, c'è una squadra Logan pazzesca. Logan assolutamente, ma lui è sempre stato il cuore di quella squadra, un giocatore veramente di grande passione, di grande intensità. Capiamo benissimo la sua gioia dopo un calvario durato quasi 2 anni. Ricordiamo, si è fatto male alle Olimpiadi di Rio durante la prima partita giocata con la Nigeria, un nazionale nigeriano con un contratto poi di 3 anni pesantissimo con il Barcellona dopo aver giocato appena una stagione, che lo ha fermato, e oggi esprime tutta la sua felicità per essere ritornato a giocare a pallacanestro e esprimere il suo talento sui campi da basket. Giocatore che oltre all'esperienza trionfale con la maglia della Dinamo Sassari aveva giocato anche in Italia a Verona, e tu l'avevi ricordato appunto Sandro, giocatore che ha rappresentato un po' all'inizio della stagione una scommessa per la Sidigas, perché ovvio che puntare su un atleta come Lawal, sì, giocatore strepitoso ma fermo da 2 anni, soltanto scommessa si può definire. Ora vediamo se la Sidigas riuscirà a vincerla questa scommessa. Beh, diciamo che per il momento le premesse sono più che positive. È chiaro che ha bisogno di un po' di rodaggio per ritornare a essere almeno in parte quel giocatore che era, ma l'esplosività, come vediamo, è rimasta innata. 7-0 il parziale che ha permesso alla Sidigas di ritornare avanti nel punteggio, 31-27 con un minuto da giocare. La ricezione di De Nicolao, il gioco a due con Biliga, poi all'uscita di Peric. Palla dentro per Biliga, De Nicolao con un tiro molto complicato, lo sbaglia, poi il rimbalzo di Wells e l'apertura per Fittipaldo. Rich in palleggio, frenato però da un'ottima chiusura di De Nicolao. Il taglio di Wells che aspetta un attimo prima di saltare, e fa bene perché riesce ad aggiustare quel lob di Lawal. E allora il parziale ora per Avellino diventa di 9-0 in chiusura di periodo. Inerzia veramente tutta nelle mani dei giocatori di Avellino che stanno esprimendo una pallacanestro tra l'altro molto bella. Prova ad essere aggressiva ora la formazione di Sacripanti, ma viene punita questa uscita di Desmond Wells dalla tripla di Tonut che prova a contenere i danni. 4 secondi per Rich, il suo slalom, il fallo attribuito alla difesa della Reyer, e allora altri 2 liberi in arrivo per Jason Rich, l'unico giocatore della partita finora in doppia cifra con 11 punti. Risponde Tonut prontamente al momento di difficoltà della sua squadra, fermando l'emorragia, realizzando un canestro fondamentale in chiusura di quarto, e Rich dall'altra parte impiega come meglio può questi ultimi secondi andando a lucrare un fallo. 12° punto della serata per Jason Rich, il 5 con Dez Wells, 3 secondi 8 decimi per l'eventuale attacco della Reyer. E non ha più timeout De Raffaele. Ancora una volta però impreciso a cronometro fermo il tap out di Peric con De Nicolao che non riesce ad arrivare al ferro. Si chiude la prima metà di questa partita con la Sidigas avanti 34-30, risultato tutto sommato giusto perché la formazione di Sacripanti è stata quasi sempre avanti tranne quella fiammata a metà del secondo periodo della Reyer. Queste le cifre fino a questo momento con le due squadre che, lo ripetiamo, stanno facendo piuttosto fatica a livello di percentuale. Reyer che sta tirando con il 52% da 2,
La Sidicast invece con il 45%, entrambe molto male dalla lunga distanza, il 12% per l'Umana, il 20% invece per la Sidicast. Sì, è una partita dove la posta in palio è veramente molto alta, le squadre hanno appoggiato molto il gioco sui giocatori interni, soprattutto Venezia, quando ha avuto in campo Peric, Watt, anche Day, snaturando un pochino il suo gioco, vista anche il basso numero di possessi dall'arco, e chiaramente transizioni, sfruttando le palle perse invece di Avellino, che ne ha perse ben 9, quindi andando a guadagnare punti in transizioni, canestri facili. Dall'altra parte Avellino che ha trovato degli interpreti diversi, ma soprattutto la punta di diamante Rich, 12 punti per lui fino a questo momento. Poi il secondo ingresso di Lavala ha cambiato un po' l'energia dopo la fiammata di Venezia ed è riuscito a riportare in vantaggio la sua squadra, tirandosi dietro poi anche Wells e i suoi compagni, trascinando la sua squadra al più 4 momentaneo di questa metà partita. Grande equilibrio un po' in tutte le voci tranne in una, Sandro, la voce dei rimbalzi, 26-16 per la formazione di Sacripanti, con ben 8 rimbalzi conquistati in attacco. Si vede che è tornato Shane Lawal. Si vede che è tornato Shane Lawal, però è anche vero che Avellino è una squadra che usa parecchio possessi a rimbalzo, quarta nel nostro campionato. Venezia non brilla in questa voce statistica, appena 11esima. È vero sì che Lawal ha catturato 3 rimbalzi offensivi, ma è anche vero che altri suoi compagni, magari anche gli esterni, hanno catturato rimbalzi palle vaganti, e in quelle palle vaganti lì si dimostra l'energia, l'intensità, l'aggressività che ha una squadra. Quello sicuramente sul quale vuol parlare De Raffaele in spogliatoio è proprio questo: ragazzi, bisogna che ci mettiamo un po' più di energia, che siamo pronti a fronteggiare meglio l'intensità fisica che Avellino ci sta proponendo in questa gara. Il migliore è lui, Jason Rich, con 12 punti. Anche lui piuttosto impreciso, stranamente, anche a cronometro fermo appena il 62%, ma ben 5 falli subiti dal giocatore della Florida. Noi ora ci fermiamo per il primo break di questo intervallo, ricordando il punteggio: Avellino 34, Reyer Venezia 30. Chiusura con Big Match per la 24esima giornata della Serie A. Taliercio va in scena, Reyer Venezia contro Sidicast Avellino. L'avevamo detto anche all'inizio della nostra telecronaca, Sandro De Polo, una partita importante per Venezia per provare a tenere il passo di Milano, che ha vinto la 7ª partita consecutiva nel girone di ritorno. Dall'altra parte Avellino invece che prova ad uscire dalla crisi. Avellino senza playmaker, se intendiamo che il lavoro di playmaker in gran parte della stagione l'ha svolto Ariel Filloi, si è infortunato, ne parleremo ovviamente nel corso di questo intervallo, con il problema legato a Ndiaye, con un Lawal in recupero. Insomma, nonostante le difficoltà, la Sidicast è avanti nel punteggio. Avellino è una squadra orgogliosa, una squadra che ha voglia sempre di cercare di vincere la partita, chiaramente come tutti ha dei giocatori di carattere, è chiaro che bisognerà vedere come riusciranno a gestire le energie, se Filloi non potrà essere della partita dopo essersi storto la caviglia, vedremo se almeno in parte riuscirà a stare in campo, anche perché Rich sta spendendo tante energie, è sì il faro, la punta di diamante, ma ha giocato tutti i minuti a disposizione, quindi è chiaro che alla fine della partita la dose di energia che rimane nel corpo di un giocatore è diversa rispetto adesso. Vedremo se Venezia riuscirà a mettere un po' più di olio nei suoi ingranaggi offensivi, cercando di sfruttare anche la sua caratteristica del tiro a lunga distanza. 1-8 finora. 1-8 negli ultimi secondi del secondo quarto da parte di Tonut, e poi come potrà reagire eventualmente a questo tipo di pallacanestro Avellino. Nel frattempo sicuramente quello che giova è lo spettacolo che le due squadre, chiaramente una partita ricca di alti e bassi, tanti errori, l'impressione è che alla fine vincerà la squadra che sbaglierà un po' di meno. E a proposito di percentuali, si vede che per la Reyer manca un giocatore importante, determinante per gli equilibri della squadra campione d'Italia come Michael Bramos.
Marco Abramo sono dei leader, dei capi carismatici di questa squadra in queste situazioni, in queste partite così difficili, così ruvide, servirebbe sempre un giocatore della sua esperienza e del suo talento. Doveva essere la partita di Ariel Filoi lo scorso anno, splendido protagonista qui al Taliercio nella cavalcata europea fino alla Final Four di Tenerife, ma soprattutto per la conquista dello scudetto 74 anni dopo l'ultimo titolo conquistato dalla Reyer. Noi abbiamo intervistato Filoi nel prepartita, allora vediamoci questa intervista e poi parleremo della sua sfortuna in questa fase della stagione. Ariel, prima volta al Taliercio da avversario, c'è stato un bel applauso da parte del tuo ex pubblico. Sì, è la prima volta dopo l'anno scorso, perché avevo già giocato prima. Sì, mi ha fatto piacere, sono entrato e mi hanno applaudito. Niente, vediamo come va la partita ora, sarà dura, però siamo venuti a giocarcela, quindi vediamo com'è. Come stai tu e come sta Avellino in questa fase della stagione? Bene, diciamo che è un periodo un po' strano, no? Abbiamo avuto questo infortunio di Amadi che ci ha un po' penalizzato, che alla fine è stato un po' più grave del previsto, però penso che ci sono stagioni così lunghe, con tante partite, ci sono i momenti di cali, niente, dobbiamo cercare di andare avanti, no? di continuare a giocare, lavorare come stavamo facendo e niente. No? C'è stato secondo te un calo di testa dopo aver chiuso il girone di andata in prima posizione, perché poi i risultati non sono arrivati in Coppa Italia, non sono arrivati in Europa e di conseguenza anche in campionato? Sì, sicuramente c'è stato un calo dopo la prima parte. Penso che sì, quando siamo usciti, c'è stata una settimana che siamo usciti dalla Champions League, poi della Coppa Italia, è stato un po' un colpo, no? Anche a livello animico. Però è così, nel senso, le stagioni magari stanno andando tutto benissimo e in una settimana, 10 giorni, ti giochi delle partite importanti per degli obiettivi e non vanno, bisogna andare avanti e cercare di arrivare bene ora ai playoff e continuare, no? Così. Senti, un'ultima battuta su Venezia, tornando allo scorso anno, lo scudetto, la Final Four di Champions League, c'è qualcosa che ti porterai dentro per sempre? Ah, sicuramente è stata una stagione incredibile, no? Sia a livello di squadra che personale. Penso allo scudetto, ma è stata tutta la stagione bella, anche le persone che ho conosciuto, no? Non è solo, è stata un'annata molto molto positiva, no? Nel girone di andata, Sandro, forse anche più di Ricci e di Lunen Filoi è stato l'uomo della provvidenza, quel canestro al Forum contro Milano, ma anche le tante partite in cui è stato decisivo in Coppa e in campionato, queste sono le sue medie stagionali. C'è stato un calo perché Filoi dallo scorso anno praticamente non si è mai fermato tra club, nazionale, poi il cambio di maglia passato appunto dalla Reyer Venezia alla Sidigas Avellino, insomma doveva arrivare un calo, poi ci si mette anche la sfortuna, virus intestinale e distorsione alla caviglia. È chiaro, quando il fisico magari è leggermente indebolito è più facile farsi male. Ecco qua l'infortunio. È più facile farsi male per un giocatore. È chiaro che arriva da un periodo di grande attività dopo aver giocato tante partite l'altro anno. La nazionale, come hai detto, con un impegno fisico, uno stress fisico e mentale veramente notevole. Durante l'arco dell'anno ha cominciato benissimo, di inerzia, e poi è normale che ci sia un calo, non siamo delle macchine. Quel preparatore atletico, con lo staff tecnico medico, si lavorerà per riportare in alto la forma dei giocatori per il momento clou della stagione. È chiaro che in questo momento Avellino è un pochino stanchina e forse anche un pochino corta. Prova a correre Ariel Filoi, speriamo davvero di rivederlo in campo in questa seconda metà della partita. Meno di 4 minuti all'inizio del terzo periodo, noi ci fermiamo per un altro minuto e poi di nuovo in diretta qui dal Taliercio. Squadre rientrate in campo da pochissimo per ultimare il riscaldamento pre-inizio del
terzo periodo, 34-30 per la Sidica Savellino, l'abbiamo detto, praticamente sempre davanti la formazione di Sacripanti, trascinata dai 12 punti di Jason Rich, il migliore fino a questo momento, l'unico giocatore in doppia cifra, e da quel divario piuttosto evidente al rimbalzo, 26-16 i palloni recuperati vicino al ferro. Sì, hai detto giustamente tu, un ottimo Rich, coadiuvato anche da un buon convincente Desmond Wells e dall'intensità e l'aggressività ritrovata di Shane Lawal. Dall'altra parte veramente Venezia che ha avuto, è stata quasi sempre in svantaggio, una fiammata a metà secondo quarto dove sembrava che potesse in qualche maniera prendere l'inerzia della partita in mano, invece poi l'energia dei giocatori di Avellino guidata da Lawal ha rimesso le cose a posto per la squadra di Irpina, chiudendo il quarto poi a più 4, cambiando un po' modo di giocare, abbiamo detto, perché Venezia aveva pochissimi possessi da 3 fino a metà del secondo quarto, poi ha aumentato un pochino i tiri ma non ha trovato buone percentuali, appena il 12%, scusa, 1 su 8 da 3 per la squadra veneta, dall'altra, appoggiando molto il gioco dentro l'area, dall'altra parte anche Avellino poche percentuali dall'arco dei 3 punti, ma grande presenza dentro l'area, sono già 28 i punti realizzati da Avellino dentro l'area. Oltre ai 12 punti di Rich, anche i 9 di Des Wells, dall'altra parte 7 punti per Mitchell Watt, 5 per Tonut. Entrambe le squadre avevano cominciato provando il gioco interno, da una parte Watt, dall'altra parte Kirilo Fesenko, poi i due si sono annullati a vicenda, ovviamente due giocatori con caratteristiche molto diverse, sono saliti sugli esterni, ma è una partita che sta andando a strappi e che, come ha ricordato Sandro De Paul, probabilmente la porterà a casa la squadra che sbaglierà di meno, la squadra che proverà a limare quei dettagli. Assolutamente, anche perché fino ad ora gli attacchi non sono sempre stati bilanciati e in equilibrio, abbiamo detto grandi transizioni incentivate anche dalle palle perse delle squadre, soprattutto da parte di Avellino, 9 palle perse fino ad ora, però attacchi nei primi secondi con poco equilibrio, anche rimbalzo che poi hanno aperto le transizioni, magari un po' più di pazienza da parte di tutte e due le squadre cercando una soluzione offensiva migliore, sarà quello che possono aver chiesto gli allenatori delle rispettive squadre all'intervallo. Si riparte in questo momento, non ci sono problemi di falli né da una parte né dall'altra, il possesso con Ricci che aspetta il momento giusto per andare da Kirilo Fesenko. Avellino comincia da dove aveva cominciato il primo periodo, cioè dando palla al suo lungo. Arrabbiato De Raffaele veramente su questo primo possesso difensivo della sua squadra, che premia Fesenko solo sotto canestro. Aveva chiuso il palleggio Austin Day, qualche difficoltà per lui per provare a riaprire il gioco. Qui la palla che gira velocemente per la Reyer con Jason Rich che chiede l'infrazione di passi da parte di Day. Ha allungato un po' il passo Day, però non è sembrata obiettivamente. Ma non c'è più quella l'infrazione lì, perché ormai si parla di passo 0, passo 1, l'abbiamo fatto tante volte questo discorso. Fino all'altro anno era un'infrazione di passi, ora non più. I giocatori continuano a chiederla perché ovviamente è difficile abituarsi ad un cambiamento così importante nel gioco. L'apertura qui è di Lunen per Rich, il taglio di Fittipaldo si sviluppa nuovamente sull'asse Rich Fesenko, l'attacco della Sidigas, palla dentro per Fesenko che abbatte letteralmente Mitchell Watt, sbaglia la prima conclusione. Ma Watt era già fuori dai giochi. Soprattutto cercando di ostacolare con i suoi chili pochi rispetto a quelli del gigante ucraino, la massa veramente di Fesenko che lo spazza via e arriva sotto il ferro. Massimo vantaggio per la Sidigas, più 8, 38-30, continua il momento di difficoltà per la Reyer, intanto Watt a finalizzare l'assist di Haynes. E vediamo proprio interpreti di due modi di giocare diversi, ovvero Fesenko che sotto spazza via di forza, dall'altra parte in maniera dinamica Watt che arriva ad attaccare il ferro e questa volta ci fa vedere una bellissima azione al ferro. Lunen pressato da Day, si stacca Austin Day, poi il consegnato per Rich, Cerella su di lui, ancora palla dentro per Fesenko in mezzo a tre giocatori della Reyer, chiedeva il primo intervento Fesenko, giocatore che spesso riesce a sdrammatizzare con questo sorriso. Qui non c'era niente di ironico insomma nell'espressione di Fesenko che chiedeva una botta sul viso, esatto, sul possesso, però lo faceva col sorriso, sì, però comunque sai com'è,
quando me lo fanno di 2,16 per 130 kg, anche se mi fa quel sorriso un pochino, tendo a cominciare a tremare. Terzo fallo per Kirill Ofesenko per tornare a noi. Ecco qui il primo giocatore, per tornare a parlare della situazione dei falli, ad avere un qualche problema a livello di gestione. Ancora Ains per Watt, altro duello con Fesenko, che ovviamente deve solo allontanarsi per non spendere il quarto fallo della sua partita. Allora si sveglia la Reyer con un mini break di 4-0. 11 punti per Mitchell Watt, e ancora Fesenko e Watt sono i protagonisti in attacco. Lyonen a portare il blocco, il tiro da tre punti sbagliato da Jason Rich, poi il gran rimbalzo conquistato da Tonut e lui a portare palla marcato da Desmond Wells, l'uscita di Watt, poi la finta di taglio in backdoor di Marquez Sainz, ancora Tonut, arresto, tiro con canestro, momento Reyer di 6-0, quasi annullato il vantaggio della Scandone. Bellissimo il palleggio, arresto e tiro di Stefano Tonut, leggendo lo svantaggio difensivo, distantissimo difensore dal palleggio, arresto e tiro di Stefano Tonut. Fittipaldo a sfruttare il blocco di Fesenko, altra tripla per Fittipaldo, uno dei più positivi dall'arco fino a questo momento, il 50% dal 6,75, 6 punti per il giocatore di Montevideo. Dall'altra parte si chiude il gioco a due con Watt, che quando parte da lontano mette in crisi Fesenko. Ma soprattutto è quello l'obiettivo, andare ad attaccare in pick and roll Fesenko, sapendo bene che è lento negli spostamenti, negli scivolamenti laterali, contando sul dinamismo di un giocatore come Watt. Prova a difendere d'anticipo Cerella Jason Rich, questa volta il giocatore della Florida riesce a prendersi il pallone, poi l'apertura per Fittipaldo, 5 secondi, Wells prova a forzare questa penetrazione ed effettivamente si aiuta sul difensore. Fittipaldo ha fatto un movimento bellissimo palleggiando, penetrando, scaricando, era poi libero, questo movimento l'ha sempre fatto Sasha Georgievic, aprendosi immediatamente poi in angolo per ricevere il passaggio di Wells, che invece ha optato per la soluzione individuale. Il difensore era pronto e rincorso poi in un fallo in attacco, restituendo palla a Venezia. Dentro ora Edgar Sosa al posto di Marquez Sainz, la ricezione da parte del giocatore nato a New York ma di nazionalità dominicana. Altro gioco a due con Watt, questa volta sbaglia un facile layup, quindi il rimbalzo di Fesenko e l'apertura per Fittipaldo. Rich accelera i giochi e nessuno lo ferma, poi il tap-in di Kirill Fesenko. Trova un pertugio in contropiede, ci si infila, ma poi Fesenko corregge in transizione. Due punti ancora per Avellino. Molto bene in apertura di questo periodo Kirill Fesenko, che deve soltanto gestire questa situazione di falli. A livello offensivo sta facendo la differenza, molto bravo, straordinaria giocata di Stefano Tonut. Stefano Tonut legge lo svantaggio della difesa, attacca il fondo arrivando poi a evitare anche la stoppata andando a tirare dall'altra parte del ferro. Gran partita di Tonut fino a questo momento, arresto e tiro sbagliato per Wells, poi il rimbalzo di Watt con la partita che è ritornata in equilibrio dopo quel tentativo di allungo sul più 8 della Sidigas. Sosa, il taglio di Watt, si va a giocare da Day, Cerella con poco ritmo ma trova la tripla che vale il pareggio, prova a sbloccarsi anche dall'arco la Reyer, ora parità. Bruno Cerella rispolvera un tiro da tre, anche non propriamente la specialità della casa, e realizza. Dall'altra parte Rich con il reverse, la risposta del campione non si fa attendere nel momento di massima difficoltà per la sua squadra. Rich ritrova il canestro che vale il più due. Contro un difensore arcigno come Cerella invece. Palla persa invece per Sosa, che continua a faticare in queste sue prime partite in maglia Reyer. Prodigioso Tonut a livello offensivo, difensivo, poi l'assist per Watt, cancellato il suo tentativo con la stoppata di Fesenko. Ma che Tonut! Spettacolare veramente il recupero di Tonut su un passaggio che voleva essere battuto a terra, ma lui capisce tutto, recupera palla, parte in contropiede cercando di servire il compagno, che invece viene stoppato da Kirill Fesenko, rimandando la palla in rimessa laterale per Cerella. Rientra. Gran chiusura di Fesenko, squadre che vengono fermate ancora una volta con il fallo fischiato alla difesa della Sidigas, e Day che sta dicendo qualcosa a un suo compagno di squadra.
rientra Shelaval per Kirillo Fesenko. Buona circolazione di palla per la Reyer, e se dovesse ritrovare il tiro da tre punti la formazione di De Raffaele, allora sarebbero dolori per Avellino. Vantaggio ora Venezia 46-45 con l'attacco della Citigas che si sviluppa in questo momento. Lawal, il consegnato per Fittipaldo, il tocco della difesa, 8 secondi a disposizione di Bruno Fittipaldo, il gioca 2 con Lawal, palla dentro per il nigeriano, poi arresto, tiro con errore per Jason Rich. Aveva costruito tutto sommato un ottimo attacco, sì, la Citigas. Più uno e palla in mano ora per i campioni d'Italia. Il gioca 2 tra Sosa e Biliga. Sosa anche poco fortunato, ci pensa però Biliga che va a conquistare il rimbalzo offensivo in testa alla Wall. Tiro libero aggiuntivo per lui. Ancora una volta Sosa trova un buco in cui cacciarsi, arriva vicino al ferro andando poi a tirare galleggiando in area, ma non è preciso. Dall'altra parte invece Biliga è molto preciso nel prendere giustamente posizione sulla Wall, che non si preoccupa del taglia fuori e cattura rimbalzo andando poi a realizzare. Partita caratterizzata da strappi, e lo strappo il più recente dice Reyer Venezia, dal 38-30 per la Citigas, un parziale di 18-7 per la formazione campioni d'Italia che si è ripresa la partita. Ora 48-45 con 3-35 da giocare. Lo ripetiamo ancora una volta, un grande Tonut. Spinta da un sontuoso Tonut in difesa e in attacco che si è tirato dietro tutti i compagni. Attenzione, anche ottimo inizio del quarto di Mitchell Watt, che è cercato molto questa volta oggi dai compagni, soprattutto nell'attaccare Kirillo Fesenko, che in qualche maniera sanno tutti che paga sulla difesa del pick and roll, perché se va a aiutare sul piccolo, un lungo come Watt scappa via, viene premiato dai passaggi dei compagni per arrivare al ferro, oppure se Fesenko rimane dentro l'area, il piccolo è bravissimo a fare palleggio, resta e tiro, come abbiamo visto fare per esempio Tonut pochi minuti fa. Anche questa stagione era partita con qualche difficoltà per Stefano Tonut, pochi minuti, una condizione che non arrivava da qualche settimana. Invece stiamo vedendo il miglior Tonut, quello che potrà essere utile anche in chiave azzurra. È un giocatore che per produrre e giocare bene a pallacanestro ha bisogno di stare bene fisicamente, essendo dotato di un fisico veramente potente, grande, grosso, forte. Tentativo di anticipo per Tonut, il quarto recupero della sua partita. Davvero indemoniato in questa fase dell'incontro Tonut. Vuole andare ora a giocarsi l'uno contro uno su Fittipaldo. Il blocco di Biliga, probabilmente c'era un fallo con Tonut che si gira verso gli arbitri a chiedere spiegazioni. Il blocco di Biliga, la finta da parte di Sosa, lo scarico per Biliga che questa volta sbaglia il piazzato. Però provoca un buon tiro per il compagno, la penetrazione di Sosa, tutto solo Biliga, questa volta sbaglia ma l'attacco è costruito bene. Ora Lunen, il taglio di Fittipaldo, mentre Tonut continuava a chiedere a Begnis un fallo, riferito ovviamente all'azione di prima. Palla dentro per Lawal che ci mette un po' per trovare l'equilibrio, come se il primo appoggio non fosse quello ottimale, poi però riesce a trovare lo spazio per la conclusione e c'è il terzo fallo nella partita di Austin Day. È quasi per frantumare la nostra postazione, però alla fine anche lui è un giocatore da pick and roll, ovvero dopo aver bloccato sulla palla è rapidissimo andare a tagliare a canestro, spesso e volentieri servito sopra il ferro, come abbiamo detto, un giocatore a cui piace giocare sopra l'anello, in questo caso viene fermato fallosamente dalla difesa di Venezia. Tanto abbiamo visto l'azione su cui Tonut aveva protestato, Tonut che ora prova ad andare al rimbalzo anticipando Lunen, riesce ad anticipare il capitano della Citigas, ma è anche l'ultimo a toccar palla. Davvero tanto equilibrio in questo match che chiude la giornata della Serie A. Salita l'intensità la gara. Lunen per Rich, il gioca a due con il taglio di Shane Lawal. Regalo questa volta da parte di Biliga, veramente la difesa aveva lavorato benissimo togliendo la giusta spaziatura all'attacco irpino. Biliga poi va a regalare un fallo con la mano negli ultimi secondi dell'azione ad Avellino, che avrà la rimessa laterale a disposizione. Guarda qua come ha lavorato bene l'aggressività di Cerella, tenendolo sul lato, togliendo l'angolo del blocco. L'uscita di Fittipaldo,
12 secondi per l'azione della Citygas, uscita anche di Rich, vuole andare dentro Fittipaldo fino in fondo, poi Lawal a garantire il possesso alla Citygas, la finta di Rich, tutto chiuso, gran difesa di Tonut, questa volta non è arrivato un recupero, ma può essere considerato di fatto anche questo un recupero di Stefano Tonut. Questa è una palla persa provocata dall'aggressività difensiva di Tonut, guarda come prontamente si va a fiondare sulla penetrazione di Rich, chiudendolo, costringendolo all'infrazione. Questa è l'intensità difensiva di Venezia salita. La sta provando a vincere lì in difesa la partita alla Reyer, ma Avellino è sempre molto vicina, meno 3, 49 a 46. Lo slalom di Tonut, arresto, tiro, canestro per probabilmente il miglior Tonut della stagione. Sono 11 ora i suoi punti, 5 su 6 dal campo, a questo aggiungete 5 recuperi. Il blocco di Lawal con Rich che prova a caricarsi la squadra. Nei momenti di difficoltà Rich sa sempre come essere protagonista, vuole aiutare i suoi giocatori finiti a, i suoi compagni finiti a meno 5, e guadagna un fallo. Fittipaldo, altro blocco con Lawal che non riesce a completare il taglio, 6 secondi per Zerini che riesce a trovare la ricezione di Scrub, poco utilizzato nella prima metà di partita. Thomas Scrub questa volta va a segno, mani morbide, tocco morbido veramente da quella posizione, il mancino di Sacripanti si tuffa per prendere quel pallone, Shane Lawal, poi uno scambio di vedute con Sosa, abbiamo ricordato Sassari, i due giocavano insieme in quella Dinamo con Sosa che era il cambio di Jerome Dyson ma anche di David Logan, ma di fatto era un giocatore e questa caratteristica l'ha mantenuta negli anni, che quando si accendeva a livello di continuità offensiva davvero diventava inarrestabile. Sì, è un giocatore realizzatore, sa benissimo come far canestro, è appena arrivato, deve ancora capire chiaramente che la realtà di Venezia è diversa da quella dove per esempio poteva giocare l'altro anno, perché lì gli si chiedevano tanti più punti, mentre qui c'è un'organizzazione di squadra, ci sono dei leader, dei capi carismatici designati, lui deve aiutare la squadra con la sua regia e deve aiutare la squadra con i suoi canestri, ma non è una non è la squadra, prima punta. Esatto, dove c'è la prima punta. Sappiamo benissimo che ci sono tanti giocatori che possono e sanno far canestro a Venezia. Il confronto tra le due guardie, da una parte Tonut, dall'altra Jason Rich, molto positivo Rich nella prima metà della partita, poi è venuto fuori un grande Tonut, abbiamo detto la sua partita soltanto in parte si può raccontare con le cifre offensive, perché sta facendo qualcosa di clamoroso a livello difensivo, davvero una partita totale per il numero 7 della Reyer. Messaggio a coach Meo Sacchetti, selezionatore nazionale, Stefano Tonut. Lo starà vedendo sicuramente. Eh sì. Qui intanto l'aggressività su il possesso della Reyer con Fittipaldo che si gira verso il suo allenatore non convinto della decisione arbitrale. Avellino che ha esaurito il bonus nei primi minuti di questo terzo periodo, Venezia invece ha ancora un fallo da spendere. Ogni fallo, ricordiamo, dopo il quarto fallo sarà punito con due tiri liberi in lunetta, in questo caso l'aggressività di Fittipaldo viene giudicata fallosa dagli arbitri e Sosa va in lunetta. Non sbaglia, cronometro fermo, Sosa più 5 per la Reyer, 53 a 48, 80 secondi da giocare in questo periodo con Fittipaldo palla in mano. Rich, il gioco a due con Lawal, poi si va a giocare da Scrub, difesa d'anticipo di Biliga, vediamo come se la cava Lawal partendo da lontano, va dentro come un ariete e chi lo ferma? È riuscito a utilizzare la sua mano forte andando verso il centro, arrabbiatissimo da Raffaele perché sa che è dotato solamente di quella mano, di quella direzione, invece Biliga gli permette di fare quello che vuole. Ora Sosa, vediamo se dopo i due liberi riesce a trovare qualche altra interessante opzione realizzativa. Sosa, qui è Biliga, si riscatta immediatamente, gran canestro per lui, bravissimo, poi Biliga a sigillare il corpo del difensore di Lawal, a mettersi davanti, a ricevere e a girarsi con un morbido gancio destro.
Fittipaldo per quello che potrebbe essere l'ultimo attacco della Sidigas in questo periodo. La sua penetrazione, la palla resta lì sul ferro, poi decide di entrare. Gioco potenziale da tre punti per Bruno Fittipaldo. Nella cattiva situazione falli e soprattutto infortuni di Avellino, la nota positiva può essere proprio questa qui, Fittipaldo, dove si sente maggiormente responsabilizzato. I minuti in campo sono tanti, perché purtroppo c'è Filoe che si è storto la caviglia dopo pochi minuti. D'Ercole normalmente comincia la partita negli ultimi, è dalla decima giornata di campionato che ha sempre cominciato in quintetto tranne in due occasioni, e invece Fittipaldo chiamato in causa dall'inizio, tanti minuti a disposizione per lui, sta rispondendo con una buona prestazione, convincente. È ritornata a meno 2 la Sidigas con la gran giocata di Fittipaldo, ora Sosa a gestire l'ultimo possesso della Reyer. Il blocco portato a sinistra da Biliga, Sosa, tiro sul secondo ferro, poi Lawal non riesce ad arrivare su quel pallone. Si arrabbia Sosa per che la sua iniziativa individuale non è stata positiva, non ha prodotto i tre punti. E allora si va all'ultimo mini intervallo con la Reyer sopra di 2. 55 a 53, Reyer che ha capovolto la situazione rispetto all'intervallo lungo, era arrivata anche ad avere un vantaggio più significativo. Forse i due punti di margine sono la giusta distanza in questo momento tra le due squadre. Sì, questa volta Venezia è riuscita veramente, guidata dall'inizio all'inizio del quarto da un ottimo Watt, poi da Stefano Tonut che ha prodotto tanto su tutti i due lati del campo, a mettere 25 punti in questo terzo quarto, 25-19 il parziale. Dall'altra parte abbiamo visto sicuramente un Rich meno incisivo in attacco nei primi due quarti, ma Kirill Fesenko sempre cercato molto all'inizio del quarto. L'attacco di Avellino ha sicuramente avuto alterne fortune, ma soprattutto in difesa hanno ceduto invece a quella che è stata l'ondata di energia di Venezia espressa già dall'inizio di questo terzo quarto. Squadre che stanno per rientrare in campo in questo momento, la Reyer che torna sul parquet con Jenkins, Di Nicolao che è stato a lungo seduto, poi Biliga, Cerella e Peric, dall'altra parte invece D'Ercole, Rich, Scrub, Lawal e Zerini. Chiamato a rifiatare Stefano Tonut. Molto positivo anche Biliga, Sandro. Molto positivo Biliga, ha indubbiamente è finito alla pari, diciamo, il suo incontro, il suo match nel terzo quarto con la Wall. Vedremo come proseguiranno. Nel quarto quarto ha subito in un certo senso in difesa, però poi in attacco è stato prontissimo a farsi valere, quindi restituendo Pamper Focaccia al lungo di Avellino. Prossima giornata che vedrà Avellino giocare contro Cremona, invece Venezia andrà a Reggio Emilia contro una squadra che sta cercando punti per provare a rientrare in zona playoff. Ricordiamo che Reggio Emilia ha due partite in meno rispetto alle altre squadre a causa della straordinaria cavalcata in Eurocup della formazione di Max Benetti, cavalcata che è arrivata fino alla semifinale. Peric nel frattempo si mangia veramente un rigore su un ottimo assist di De Nicolau, solo soletto sotto canestro. Palla dentro intanto per Ricci che può andare a giocarsi l'uno contro uno su Cerella, si stacca l'argentino, salta sulla prima finta, non riesce ad approfittarne. Jason Ricci, Cerella che parla con Begnis, io non l'ho toccato, Begnis dice io però ho visto tutto. E allora rimessa per la Sidigas con Ricci che continua a protestare, ed effettivamente Cerella non l'ha toccato, da dietro c'era stato Peric a ma toccarla. Il tocco è sempre di un giocatore della Reyer, non aveva visto che dietro di lui c'era Rvoje Peric. Qui inciampa la Wall nel portare un blocco su Cerella e giustamente gli arbitri fischiano fallo. Andiamo a rivedere, ecco qui lo scontro tra Shane Lawal, tecnico, e Cerella con il tecnico a Jason Ricci, che aveva protestato anche in precedenza perché voleva un fallo di Cerella su quel tiro in fadeaway che aveva sbagliato.
bisogna mantenere i nervi saldi in questo momento della partita. Ripeto, le squadre sono sicuramente due squadre che hanno macinato tanti chilometri quest'anno, in un momento dove stanno giocando ancora, ricordiamo, la doppia competizione. Bisogna tenere i nervi saldi e vincerà alla fine chi sbaglia di meno e chi riuscirà a controllare meglio le proprie emozioni. Chiamato nel frattempo a riposare Rich, veramente super impiegato in questa partita, complici anche le assenze di Avellino, specialmente quella di Filloi. Cerella, ricezione ora di De Nicolao che ha spazio per sparare, molto bravo anche De Nicolao. E allora Tonut, Biliga, De Nicolao, anche gli italiani stanno giocando una gran partita questa sera ed è stato molto bravo De Nicolao a mantenere lucidità nonostante i tanti minuti in panchina. Palla qui intanto dentro per Zerini, si chiude su di lui la difesa della Reyer. Qui intanto Cerella e De Nicolao a parlare di questa situazione difensiva. Sul pick and roll chiedeva un cambio a tre De Nicolao, andando a difendere con Cerella sul lungo che tagliava, essendo più alto Cerella rispetto a De Nicolao. Palla dentro per Scrub che riesce a trasformare questo gran passaggio dalla rimessa in due punti. Resta lì Avellino nonostante le difficoltà, nonostante l'assenza praticamente dall'inizio di Filloi, il momento difficile che sta vivendo Rich. Il consegnato ora per Jenkins, il blocco di Biliga, prova ad accelerare Jenkins, poi lo scarico all'ultimo per Biliga che riesce a trovare un canestro pazzesco. Bravo Biliga a mantenere il controllo, l'equilibrio e a realizzare anche quel contatto. Ora Fittipaldo, grande pressione di Biliga, poi il taglio di Lawal, possibilità di andarsi a giocare l'uno contro uno con Peric. Fermo l'attacco della Sidigas, allora Lawal che forza questo movimento, vorrebbe protestare ma decide di non proseguire. E bravo questa volta Biliga, sì è vero Lawal è andato a sinistra però l'ha fatto arrivare fino a dietro al ferro, poi è rimasto con le braccia alte, il lungo di Sacripanti perde palla sulle braccia di Biliga e la palla torna nelle mani di Venezia. Timeout nel frattempo da parte di coach Sacripanti che chiama il cambio Lawal probabilmente per rimettere nel momento cruciale della gara per i suoi Kirill Ofesenko. Sessantuno a 55 il punteggio con 7:54 da giocare. Reyer che ha trovato finalmente il tiro da tre punti in una partita in cui ha tirato pochissimo, appena 12 tentativi, ma Sandro era 0 su 7 e da quel momento invece 4 su 5 dall'arco dei 6,75 per la formazione di Raffaele. Tiro da tre punti che invece sta penalizzando un po' la Sidigas, 3 su 12. Sidigas che continua a dominare al rimbalzo, 36 a 22. Ma sembra essere un po' in debito, le rotazioni più corte a disposizione di Sacripanti in questo momento della partita si stanno facendo sentire. È quello di cui parlavamo prima, l'intervallo, bisogna vedere come si presenterà in questo momento nella volata finale la squadra di Sacripanti, quanta energia avranno ancora in corpo i suoi giocatori dopo aver speso tanto comunque per fronteggiare una squadra come quella di Venezia, per cercare di contestare i tiri da lunga distanza e il lavoro dentro l'area dei giocatori di Venezia. Più 6 e palla in mano per la Reyer con De Nicolao contro Lorenzo D'Ercole. Cerella, zona anche per Avellino. Peric a smistare bene questo pallone, Michael Jenkins dall'arco sbaglia la conclusione, poi il rimbalzo e l'apertura per Fittipaldo. Tatticismi da parte delle difese delle due squadre in questi ultimi frangenti. Zerini, l'uscita di Fittipaldo marcata da Jenkins, poi Biliga ad anticipare Fesenko, secondo gli arbitri però fallosamente. Cerca di andare ad anticipare il gigante ucraino, poi Biliga essendo dotato di una migliore mobilità ma viene fermato da un fallo degli arbitri. Non è facile andare a girare intorno a Kirill Ofesenko. Fuori Cerella, dentro Tonuti, due giocatori che forse hanno fatto meglio da un punto di vista difensivo questa sera per la Reyer, almeno riguardo il pacchetto degli esterni. Palla dentro di Zerini, molto bene per Fesenko, si fa subito sentire il gigante ucraino. Penetra Andrea Zerini battendo il suo uomo, richiamato l'aiuto, lo scarico poi a Fesenko arriva veramente naturale.
Biliga. Il ribaltamento, Jenkins ha spazio ma rifiuta la conclusione, non la rifiuta De Nicolao. D'Ercole in ritardo, Sacripanti si gira verso la panchina perché sarebbe tentato di protestare, probabilmente più verso il suo giocatore che verso gli arbitri, perché insomma il contatto c'è stato. Il contatto c'è stato ed è stato creato dall'ottima circolazione di palla di Venezia, che ha trovato prima un passaggio in angolo nel lato sinistro del campo dove Fesenko è stato costretto a uscire. La circolazione della palla veneta alla fine ha trovato De Nicolao libero, ritardo d'Ercole, però lì la pazienza dell'attacco della Reyer ha premiato l'azione e De Nicolao ha potuto godere di questi due tiri liberi sul fallo subito. Hai parlato di pazienza, De Nicolao è un giocatore che ha avuto tanta pazienza in questa stagione perché era finito ai margini delle rotazioni a un certo punto e invece pian piano ha ritrovato la fiducia del suo allenatore, ha ritrovato la fiducia in se stesso, sono arrivati 17 punti in Russia nell'ultima uscita europea e anche questa sera, nonostante i pochi minuti avuti a disposizione, ha fatto molto bene. È un giocatore di carattere, è un giocatore soprattutto forse anche pungolato dall'arrivo di Sosa che comunque ricoprirà minuti nel suo ruolo, è un giocatore che vuol far vedere, ha un grande ego, è un giocatore che sa passare benissimo la palla, un ottimo difensore sugli esterni, il fisico specialmente nei big match magari qualche volta non aiuta perché spesso e volentieri deve marcare giocatori più grandi, più grossi di lui, ma l'aggressività e la voglia di fare sicuramente lo premiano. Non vuole quella soluzione Fittipaldo, vuole andare da Fesenko, allora sportellate con Watt che non può fare altro che indietreggiare e alla fine butta giù tutti, forse anche il canestro se restava aggrappato. Kirillo Fesenko, 14 punti, vuole provare a riaprirla lui questa partita. Di grande voglia, di grande grinta, di grande prepotenza. Ancora De Nicolao sfidato al tiro da fuori, ancora De Nicolao. Ne avevamo parlato fino a qualche istante fa, è il suo momento. Soprattutto reduce da una prestazione di 5 su 5 da 3 in trasferta a Novgorod, grande fiducia al tiro adesso. Ora Zerini, il consegnato per Rich, momento di grande difficoltà per la Sidicas, sprofondata a meno 8, importante questa conclusione di Fittipaldo, la mette, che carattere anche per l'uruguaiano. Fittipaldo nelle difficoltà della sua squadra emerge e tiene ancora Bellino in gara. 12 punti, 3 su 4 dall'arco per Fittipaldo in una serata non proprio brillante nel tiro da fuori per la Scandone. Il blocco da parte di Mitchell Watt con De Nicolao che va a completare il gioco a due. Piuttosto complesso l'attacco della Reyer. Alla fine manca la chiusura finale, quella di Fesenko su Watt e Watt ne approfitta. Sì, Watt si è trovato la palla in mano e ha detto ok, devo tirare per forza, impiccato e va a fare canestro. Ancora Fittipaldo per Fesenko e questa volta Peric spende un fallo sul giocatore ora inquadrato. Fesenko che non sta tirando benissimo i liberi in questa stagione, poco più del 50% per lui. C'è anche da dire che spesso e volentieri le squadre fanno falli tattici, no? Chiaramente falli apposta, sapendo bene che Fesenko non è un buon tiratore di liberi, come nell'occasione Peric. Fallo ben speso, corretto, nei limiti del regolamento. Vai in onetta, caro Fesenko, ma non ti darò un canestro facile facile da sotto. Facile facile come quello messo a segno in precedenza, in cui Watt ha provato a lasciarsi cadere per portare gli arbitri a fischiare. Invece non è andata così. Non è andata così, ma è quello che indubbiamente avrà chiesto il suo allenatore. Spendiamo un fallo, mandiamolo in lunetta, anche perché vuota solamente un fallo finora. Partita da spettatore per Feloi e questa volta Fesenko è glaciale a cronometro fermo, 2 su 2 con la pressione immediata della Sidigas e De Raffaele che ricorda i suoi un po' le posizioni da tenere perché Avellino ha provato ad allungare la difesa. Sì, ha bisogno di conquistare qualche pallone, qualche punto facile a Avellino in questo momento della gara se vuole sperare di riavvicinarsi dopo essere andata sotto di 5. Sfrutta i suoi 210 centimetri Austin Day per aiutare De Nicolao nel portar palla. Il blocco di Watt, ora 10 secondi a disposizione di Day che aspetta il taglio di Tonut. Ancora Watt,
6 secondi, il pallone che finisce tra le mani di Tonut. Stefano Tonut non sbaglia neanche questa, sotto pressione mette a segno un canestro pesantissimo. Grande veramente carattere di Stefano Tonut. Se Venezia è venuta fuori dalle sabbie mobili del primo tempo, tanto deve al suo esterno. Ora Fittipaldo, palla dentro per Fesenko, ottima circolazione di palla per la Sidigas, manca soltanto il canestro ed è un errore pesante quello di Rich, perché ora è più 8, palla in mano per i campioni d'Italia con 4 minuti da giocare. Cerella, l'uscita di Tonut, compagni ora lo cercano, vediamo come sfrutta questa situazione Tonut, aspetta l'arrivo di Cerella, poi il tiro da parte di Mitchell Watt, ecco quella doppia dimensione di cui parlavi tu. Dentro, fuori, ma soprattutto la pazienza con la volta dell'attacco di Venezia, andando a colpire il bersaglio più debole in difesa, ovvero Fesenko, con Watt che si può aprire e tirare. Palla dentro ora per Fesenko, non c'è fallo secondo gli arbitri, allora recupero della Reier che vuole provare a chiudere la partita. Day in transizione sbaglia quella che poteva essere la tripla conclusiva di questa sfida e poi dall'altra parte il fallo subito da Desmond Wells, ha sbagliato una tripla Austin Day che poteva quasi chiudere i conti. Poteva essere veramente il colpo del definitivo KO, anche se la partita ha ancora 3 minuti e 20 da 25 da giocare. Certo è che quando Venezia ha dato la prima vera spallata, Avellino è andata un po' in difficoltà, ma non ha ceduto del tutto, è rimasta sempre lì a meno 5, meno 7. Adesso i giocatori veneti hanno dato un'altra spallata, vedremo se Avellino riuscirà in qualche maniera a recuperare. A segno dalla lunetta, Des Wells prova a restare lì la Sidigas, aggrappata alla partita, è durissima perché dopo aver giocato alla pari, anzi forse meglio della Reier nei primi due quarti, poi sono arrivate le difficoltà già nel terzo periodo, parziale favorevole alla Reier e ora 19-12 per la squadra di De Raffaele in questo quarto quarto. Passano i minuti, la Reier cresce e la Sidigas invece cala. Sì, la difesa di Avellino non è riuscita a porre un limite, anche se era forse un po' preventivabile che l'attacco reierino sarebbe cresciuto in questa ripresa. Ains, palla dentro per Mitchell Watt e ora tutti i protagonisti dell'Umana via via salgono, anche Ains in difficoltà questa sera, l'assist per la schiacciata di Mitchell Watt che questa sera ha giocato una partita davvero spettacolare, 19 punti, 9 su 13 dal campo, anche 4 rimbalzi e quei due tiri dalla media in una situazione d'attacco non proprio felicissima che insomma hanno aiutato De Raffaele. Ma soprattutto cercato tantissimo dai compagni all'inizio di ogni quarto nei pick and roll per andare a colpire Fesenko, spesso e volentieri questo tipo di peso, se vogliamo, in un certo senso, ovvero dover essere utile, di produrre sapendo bene che la squadra sta lavorando per me, non è sempre facile da sopportare per i giocatori. Watt oggi l'ha fatto benissimo, veramente andando a realizzare spesso e volentieri nei pressi del ferro, andando poi a inchiodare schiacciate come quella appena vista, e quando è stato lasciato libero di tirare perché magari la difesa si è collassata più in aria, è stato poi bravo a realizzare. Ottima veramente partita del lungo della Reier. Ecco qua l'inquadratura per Walter De Raffaele che chiede sue concentrazioni in questi minuti finali, concentrazione che la Reier ha visto salire, lievitare nel corso della partita fino a toccare il massimo vantaggio più 11, possesso ora Avellino con Fittipaldo a portare palla, gli dà una mano Lawal, poi il taglio di Fittipaldo, tutto chiuso, Lawal riesce a garantire un altro possesso alla Sidigas, guardate come lotta un leone Shane Lawal, ma non basta. Il morale adesso è tutto dalle parti di Venezia che si gasa anche in difesa, andando a stringere ancora meglio le maglie, a sporcare le linee di passaggio dell'attacco irpino. Arriva ora il blocco da parte di
Mitchell Watt, un paio di blocchi per il giocatore americano, poi Day in uno contro uno riesce a realizzare sulla sirena Austin Day. Arrivano anche questi canestri che fanno morale e soprattutto allungano fino al più 13, anche se arriva subito la risposta di Jason Rich. Ultimi disperati tentativi da parte di Avellino, con un Rich che dopo un grandissimo primo tempo, miglior marcatore, ha realizzato solamente 2 punti nella ripresa, 12 nel primo tempo, 14 fino alla bomba appena vista, però è chiaro che la squadra di Sacripanti sia un po' in debito dal punto di vista fisico in questa seconda parte di gara. Haynes a portare palla, 1:45 da giocare, ovviamente comincia a giocare anche con il cronometro Lumana, arriva subito la pressione di Lunen, se ne va via Haynes, ancora l'assist per Watt, ha provato ad aggredire Lunen, il portatore di palla, Haynes è stato bravissimo ad andarsene e poi a servire questo assist per un gioco potenziale da 3 punti di Mitchell Watt. Grande altruismo, bisogna anche dirlo, se i lunghi hanno prodotto nella fattispecie Watt tanto, bisogna dire anche bravi piccoli di Venezia, che oggi sono magari meno evidenti nelle voci statistiche in termini di punti, ma che sono stati messi al servizio dei compagni. Abbiamo 3 assist per Tonut, 3 assist per De Nicolao, 4 assist per Haynes, che si sono trasformati poi in canestri per i loro compagni più lunghi. Rich dall'arco, altra giocata di Jason Rich con Avellino che torna a meno 9, vediamo se sarà tardi. Qui intanto Day arriva sul passaggio di Tonut, 80 secondi da giocare, ovviamente strafavorita la Rayer in questo finale di partita, continua a giocare con il cronometro la formazione di Raffaele. Day in uno contro uno su Shelawal, il suo step back, che talento che ha questo giocatore, se solo avesse un po' più di continuità probabilmente non sarebbe in Italia. Separazione da un difensore come la Wild, braccia lunghe e canestro pulitissimo, gesto tecnico eccellente. Poi si perde Rich da dietro, arriva il fallo e qui Day chiedeva l'aiuto da parte di Watt, dovevi arrivare prima ed effettivamente è arrivato un po' tardi l'aiuto di Mitchell Watt. Guardate che padronanza che ha questo giocatore, ricordiamo è 2-11. 2-11 veramente, che sa e può giocare in due ruoli, chiamato a sostituire un giocatore come Orlik, cardine veramente della squadra, che stava giocando benissimo fino al momento dell'infortunio a metà gennaio, giocando contro Milano, un infortunio che lo terrà a lungo fuori, quindi un ruolo non facile da ricoprire, l'abbiamo visto giocare spesso e volentieri, però a differenza di Orlik nella posizione di 4, ovvero di secondo lungo, mentre Orlik nell'ultima parte prima di campionato, prima che si facesse male, era chiamato a giocare spesso e volentieri anche come 3, ovvero come esterno, essendo dotato di un'abilità di passaggio veramente notevole, giocando i pick and roll molto bene. Giocatori che hanno tanto a livello di versatilità, anche se con caratteristiche diverse, Orelic e Austin Day. Ancora pressione su Venezia, più 10 e palla in mano. Il palleggio di Haynes su Fittipaldo, arriva ora il blocco di Austin Day, ancora tanti palleggi per Haynes che si costruisce così la conclusione, vola rimbalzo Watt, altra opportunità ora per la Rayer, si guarda anche alla differenza punti, più 10 Avellino nel match d'andata, più 10 Venezia in questo match di ritorno. Questa volta non riesce la magia a Austin Day, allora contropiede per la Sidikas con Lunen che però stanchissimo non riesce ad arrivare e c'è il fallo antisportivo fischiato a Desmond Wells sul recupero di chi? Stefano Tonut. Stefano Tonut, un passaggio fuori misura di Lawal per Lunen, anche Lunen tanti minuti nelle gambe quest'anno ed è arrivato a questo punto della stagione sicuramente affaticato, dovendo spesso e volentieri sopperire e giocare anche per i compagni. 0 punti per il numero 4, ruolo chiaramente, non numero di maglia, di coach Sacripanti. Stefano Tonut che
cerca logicamente di andare oltre quei punti di svantaggio che hanno visto perdere Venezia all'andata, anche se dubito che Avellino alla fine possa arrivare alla fine della stagione regolare ad avere gli stessi punti di Venezia. Altro fallo fischiato dagli arbitri, quello di Ricci su De Nicolao. Nel frattempo Tonuta aveva portato la Reier sul più 12, 85-73. Una partita da 16 punti per Tonuta, il secondo realizzatore della Reier, in testa a tutti con 21. Mitchell Watt, gran partita anche per Andrea De Nicolao, 12 punti per lui, con un rapporto punti realizzati, minuti giocati davvero strepitoso. 13 punti ora in 13 minuti per l'ex giocatore di Reggio Emilia. Fallo nel frattempo, due tiri liberi per Avellino. In lunetta Fittipaldo. Sono 14 punti di svantaggio per Avellino fino a questo momento, con 5 secondi 50 da giocare. Partita che si sta un po' trascinando in questo quarto periodo, un quarto periodo in cui la Reier ha fatto la differenza, 32-20 il parziale, dopo che le squadre avevano fatto tanta fatica a realizzare, soprattutto nei primi due quarti. Poi la prima spallata della Reier nel terzo periodo, questa però è stata davvero poderosa per la squadra campione d'Italia, che ha messo la freccia, non si è più voltata indietro. L'impressione che quando Venezia... Time out nel frattempo da parte di coach De Raffaele, che vuole cercare di sfruttare al meglio questi ultimi secondi rimasti per ampliare ulteriormente il vantaggio. L'impressione è che quando Venezia avesse messo la quinta, e quello che è successo poi nel terzo quarto, la spallata decisiva, dove ha dato la spallata decisiva, Avellino ha avuto difficoltà chiaramente a resistere all'energia messa in campo poi nella ripresa dei giocatori di Venezia. Hanno cercato di resistere in qualche maniera, ma Ricci non era lo stesso Ricci del primo tempo. Fesenko ha fatto comunque la sua parte, limitato perché ha giocato solamente 19 minuti in tutta la partita. Un buon ritorno di Shane Lawal, Wells e Fittipaldo decisamente intraprendenti, specialmente Fittipaldo nel terzo quarto, ma Venezia ormai aveva messo la testa avanti. 57 i punti realizzati finora dalla squadra veneta, quindi grandi percentuali in attacco per Venezia, calo evidente, calo purtroppo senza potervi porre rimedio da parte della difesa di Avellino. La rimessa affidata a Cerella, la ricezione di Dei, arriva il fallo da parte di Fittipaldo. Ripeto, ora si sta giocando soltanto sulla differenza punti, questo soltanto per spiegare le tante interruzioni, perché il risultato di questa partita è acquisito. Venezia vince questa partita e si porta a meno 2 da Milano, ed è molto bello questo abbraccio tra De Raffaele e Tonut. De Raffaele crede tantissimo in questo ragazzo, ma tutta Venezia crede in questo ragazzo, ma tutta l'Italia. C'è stato il rinnovo tra l'altro nel momento in cui lui stava male, a conferma della fiducia che ha la Reier nei confronti di Tonut. Oggi si è visto davvero uno dei migliori Tonut della stagione, l'abbiamo già detto, con 16 punti, e speriamo di poterlo avere nel post partita ai nostri microfoni. Venezia che, come detto, ha accelerato nel finale di partita, ha ribaltato anche il meno 10 dell'andata, insomma vittoria completa per Walter De Raffaele, 88-74 per la Reier, 21 punti di Mitchell Watt, 16 di Tonut, 13 di Dei e di un ottimo Andrea De Nicolao. Dall'altra parte non sono stati sufficienti, 38 punti in due della coppia Jason Rich e Kirillo Fesenko. Avellino è restato in partita nonostante le tante difficoltà fisiche, alla fine è letteralmente esplosa. Troppo poco veramente per poter pensare di impensierire una squadra come Venezia. Rich, che ha fatto una decina di punti a babbo morto, ovvero quando il risultato era già acquisito alla fine del quarto quarto, ma chiaramente le risorse fisiche che in questo momento la squadra di Avellino, già decimata dagli infortuni, può mettere in campo sono poche rispetto a quello che ha potuto mettere in campo invece Venezia, che è cresciuta viceversa tantissimo nella ripresa, potendo contare su un ottimo Tonuto, l'hai già detto tu, su un ottimo Watt, ma un collettivo che comunque trova sempre protagonisti per poter portare a casa un risultato.
clip con il meglio di questo posticipo, poi di nuovo in postazione per le interviste di questo post partita. Nuovo in diretta dal Taliercio con i giocatori della Reyer che stanno completando il giro di campo per festeggiare questa Pasqua, per festeggiare questa vittoria completa, perché è stato ribaltato anche il meno 10 dell'andata e alla fine si stava giocando su quello un'accelerazione decisa, soprattutto nel finale di partita. Complimenti a Walter De Raffaele. Grazie. Credo che abbiamo giocato una grande partita contro una grande squadra. La nostra forza è stata ancora una volta la squadra, perché abbiamo reclutato energie da tutti, abbiamo reclutato punti da tutti. Devo dire che gli italiani stasera, per la gioia di tutto il movimento, hanno segnato la partita in maniera decisiva. Credo che stasera abbiamo avuto ancora di più il senso della nostra squadra. Senza Bramos, un giocatore decisivo, Cirella è stato bravissimo, ma tutti si sono sacrificati con grande disponibilità anche a non giocare. È il senso della squadra, sono contento per questo, per il risultato naturalmente. Ma questa è una cosa che ci porteremo per tutti i playoff. È una squadra che sta trovando anche dei protagonisti che voi siete stati pazienti ad aspettare. Tonut a inizio della stagione non stava al meglio, De Nicolao era finito ai margini delle rotazioni e poi è ritornato protagonista. E questa è la forza della squadra? Beh, assolutamente sì. Stefano, sapevamo che era questione di tempo. Abbiamo avuto grande fiducia in Andrea quando tutti ci dicevano di mandarlo via, come era successo lo scorso anno con Heinz, quando tutti ci spiegavano come doveva fare. Credo che la forza sia di continuare ad aver fiducia nella squadra e mai anteporre il singolo a quello che è il bene comune. Finché faremo così sbaglieremo, perderemo, però poi credo che il senso della squadra è questo sacrificio che poi si vede in campo. Una domanda da Sandro De Poli. Oggi abbiamo visto che avete sicuramente cercato tanto i lunghi, magari rispetto ad altre volte. Come si fa a convincere un realizzatore, uno a cui piace aver tanto la palla nelle mani come Marcus Sainz, per esempio, a giocare, a far quattro assist per i compagni, anche se lui sa passare bene la palla? È quello che dicevo prima, cioè c'è un solco tracciato lo scorso anno dove comunque tutti quelli che arrivano sanno che devono camminare dentro. La disponibilità dei giocatori, naturalmente il merito è sempre loro, è quella comunque di capire che c'era un vantaggio su quella situazione di pick and roll e di avere la pazienza, che non abbiamo avuto i primi due quarti, di andarla a cercare prima con Paul e poi con Mitchell Watt. E la disponibilità fa sì che poi il risultato finale sia quello che interessa a tutti, e te lo sai benissimo, al di là delle proprie statistiche, perché se poi non sei protagonista a una certa età fare 20 conta poco. Grazie a Walter De Raffaele. Vi avevamo promesso Stefano Tonut durante la nostra telecronaca ed eccolo qua. Stefano Tonut è raggiante, sorridente, perché io ho azzardato, secondo me è stato il miglior Tonut della stagione questo, sei d'accordo? Quest'anno sì, diciamo che è una stagione di alti e bassi, però puntavo a star bene assolutamente, adesso sto bene e riesco a allenarmi, diciamo, costantemente. Dopo quello che viene, viene, però siamo una bella squadra, un bel gruppo e riusciamo ad allenarci bene. All'inizio personalmente non è stato molto facile perché diciamo dopo un recupero, dopo un infortunio, il recupero giocando le coppe non è molto facile, perché comunque si viaggia lo stesso e ci si allena poco e mi serviva tanto allenamento. Adesso ci stiamo comunque allenando molto forte, intensamente. Più contento dei 16 punti o dei tanti recuperi? No, non ho idea dei recuperi, quindi. Guarda, sono stati 4 o 5, ora non sono riuscito a buttare un occhio sulle statistiche, ma hai recuperato davvero tante palle. No, sono contento per l'atteggiamento che ho avuto, a prescindere dai punti, non a prescindere invece dalle palle recuperate, perché è quello che cerco
ogni partita, anche se non ce la faccio, però sto allenando per mettere prima quello e dopo diciamo l'attacco. Sandro. Pare il fatto che secondo me è molto più bello lui del papà, adesso che ce l'ho qui vicino, ci vuole anche, è una sfida ad alti livelli. Messaggio per Sacchetti? Lui sa cosa, che tipo di giocatore sono. Sono una bella nazionale, stanno facendo molto bene. È logico che io... io sono qua, mi sto allenando e era logico che facevo fatica prima, però adesso mi sento bene e pian pianino cerco di guadagnarmi qualche posizione. Non è facile perché comunque siamo in tanti, siamo tutti ragazzi giovani che hanno tanta volontà. Giovani, adesso quasi, lascerei stare la parola, però vabbè. Comunque abbiamo tanta volontà e stiamo facendo bene, stanno facendo bene, hanno fatto bene le prime due turni e adesso vedremo quando ci sarà raduno a Trieste. Comunque intanto dobbiamo arrivarci. Stefano, un'ultima domanda, si sta delineando un duello tra Milano e Venezia o è troppo presto per in questo momento della stagione? Ma io credo troppo presto, perché questo campionato io lo reputo comunque, cioè il livello si sta alzando fisicamente, anche oggi si è visto che era una partita all'inizio brutta perché era molto fisica, pochi punti e tante botte, quindi ci sono tantissime squadre che ai playoff faranno bene e non è facile assolutamente. Noi siamo tra le prime due e niente, cioè stiamo andando un po' meglio delle altre, però ai playoff comunque è tutta un'altra cosa, quindi intanto cerchiamo di fare un passo alla volta, una partita dopo partita. Adesso abbiamo questa, continuiamo comunque anche in Coppa, che per noi è un traguardo importante, la seconda semifinale in due anni, quindi non c'è da buttare via, c'è da rimboccarsi le mani e continuare così. Grazie, complimenti per la tua partita. Bravo, complimenti. Abbiamo sentito probabilmente l'MVP di questa partita, Stefano Tonut, che ora va a salutare e a fare qualche selfie con i tifosi della Reyer. Al di là delle previsioni per questo finale di campionato, intanto Venezia si è portato a meno 2 dall'Olimpia, ci sono tante partite da giocare, tutto può ancora succedere, ma per il momento Avellino si sta un po' defilando dalla lotta per le prime posizioni dopo aver chiuso da campione d'inverno il girone di andata. È vero che ancora 4 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici, però è anche vero che la vetta del campionato sta andando. Qui, la classifica. Esatto, Avellino a 30 punti. È vero anche che deve cercare di serrare i ranghi per recuperare più posizioni possibile. Già fra qualche settimana avremo lo scontro Brescia-Venezia, quindi una partita già che definirà probabilmente la seconda forza del campionato, forse anche chi la sa la prima. Bisogna andare a raggiungere Milano, che sta marciando veramente a dei ritmi elevatissimi. Tutto è ancora aperto, tutto è ancora scritto, ci sono ancora 6 giornate da giocare e noi saremo sempre qua. Noi saremo qui e prosegue ovviamente il nostro impegno con la Serie A di basket, con le coppe europee. Per il momento è tutto dal Taliercio, da parte mia e di Sandro De Paul. Grazie. Ancora auguri di buona Pasqua e buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.